Amici di Radio Brea, ma soprattutto amiche, amiche di, radio, di Brea. radio Brea, bravi ragazzi, buonasera, bentornati su Radio Brea, la web radio di Sentieri Tolkieniani. Siamo di nuovo qui dopo un po' di stop. Stop, vabbè, abbiamo saltato solo una, una diretta, poi alla fine niente di, no, ah. niente di che perché, <ride> come due, una qual è la seconda che abbiamo saltato? È venerdì e martedì, abbiamo saltato anche venerdì. Già sì, perché alle 9 eravamo ancora alla montare. Sì, ah, già è giusto, saltato venerdì, proprio... ma è poi è arrivato sabato e domenica. Quindi in è realtà... vero, è vero. Vabbè, stiamo proprio... parlando delle live ufficiali, e eh, dai, 7 eh, 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 dove beh, tu, ufficiali. Alto, va bene, eh, va bene. Eh, bravo. Luke non frega cazzo. Se volete, posso andare via anche adesso. No, <ride> oh, beh, dai, 10 minuti. Guarda, come fa, <ride> 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 almeno dai eh, Gabri, Gabri esatto. eh, così, esatto. l'abbiamo lanciato. la prima cosa che facciamo è così tanto per così, pazienza. <ride> allora dicevamo abbiamo saltato un paio di live venerdì appunto eravamo a montare io, Ichi e, e altri eravamo ad allestire lo stand del Torino Comics e, e poi abbiamo recuperato appunto sabato e domenica invece martedì ci siamo voluti prendere io e Ish in particolare una giusta pausa, vi saluto il gormito di mio figlio, e andare a vederci in I Twitch. Oh, diciamolo, diciamolo. Bello, bel concerto, ci siamo divertiti, grazie per averlo chiesto soprattutto. E... Facciano eh, <ride> tutto tu, ma va bene, come dire, cioè, va bene. E così, così, no? cioè... così, e quindi si torna live da, da stasera con una puntata un po' particolare perché il nostro Gabri ha preparato una bella slide, una bella... Lezione, come la chiamiamo Una bella no, perché la lezione, no, un una cosa ecco Pier. Ciao Pier, no, ben Pierre. arrivato, Ciao, Ciao. Pierre. allora dicevamo: Gabri ha preparato un bel qualcosa sull'arte <ride> di Tolkien, <ride> Tolkien. sull'arte di Tolkien. <ride> e chi è, e, eh, non lo so, non cioè so, chi è Gabri o chi è Tolkien? Chi è Tolkien? Mai ah, sempre. ok, scusa, chi è? So, allora aspettano prima, prima di cominciare, eh, 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 eh. anche tu, filmi, eh. cioè, come dire, eh. allora adesso. Però scusami, però bisogna farlo. Ringraziamo Andrea che ha rinnovato l'abbonamento per il sesto mese consecutivo, Giusto? e ringraziamo anche un certo Antorino che ha rinnovato l'abbonamento. Il... Io sesto... lo bannerei <ride> sì. subito allora, immediatamente. Sì. Guarda, Ma anche non... Andrea Romagnolo. Ma... L'hai detto col dizzongo, proprio pronunciato. Allora, Comunque, aspetto, aspetta, ho bisogno di dire un paio di, un paio di cose. Eh. Piante, ah, di quelle, quelle cose che abbiamo concordato prima della live, sì, Ovviamente, mi sembra <ride> eh, certo. il corretto, no? Io ho sempre paura di cosa vuole dire, Tony. Vorrei saperlo prima. Tu, tu? <ride> Ormai siamo qua. Tu, tu occupato. Che eh, pazienza. <ride> Allora, forza. Allora. Che c'è? Innanzitutto abbiamo, oh, abbiamo condiviso un momento particolare, abbiamo scoperto che eh, tre quarti di Italia, eh, mezzo Piemonte compreso, fa parte della zona africana. E quindi praticamente c'è tre quarti d'italia che è meridionale. Eh, tranne la Valpellice. Abbiamo certificato scientificamente che sotto la Valpellice sono tutti terroni. Bravo, eh, questo ormai bravo. è un dato scientifico appurato. È stace, vero. Quindi stace, stace, tranne stace. la Valpellice tutto il resto sono terroni. Anche Cavalia, Toscana, tutto, tutta l'Italia tutti i terroni. Detto questo, ci abbiamo creduto abbiamo sognato ma il sogno è finito <ride> Capito il Giappone <ride> il, <ride> il Giappone è, il giappone Grande, è, è stato eliminato eh, quindi basta so io, non, io ho pianto ma purtroppo abbiamo scoperto che i giapponesi non sanno tirare i cazzo dei rigori eh, eh, pazienza sì, esatto. Esatto. ma chi di rigore ferisce di rigore perisce e anche il Brasile è stato eliminato i rigori quindi eh, sì. il mio sogno di vedere una finale mondiale Brasile-Giappone è eh, svanita miseramente. Onore al Giappone che comunque si è difeso come dire, i Samurai blu si sono difesi perché erano anche in vantaggio. Poi salutiamo definitivamente Cristi Alley, attrice di Senti Chi parla, che eh, ci ha sì. lasciato in settimana. E ci dobbiamo preparare a un triste saluto perché eh, è ufficiale: eh, Orei, ovvero Pelé, non risponde più alla chemioterapia a cui si è sottoposto. E quindi niente, ci sto preparando un momentoni per speciale Sì, ma non è ancora morto. Cioè, ma, scusate, ma io vi parlo. preparo, lui, allora ah, lui, Tony, lui ci sta no, allora, no, Foltorio, no, no, un no, 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 lui, no. Ci sta... Ferma, lui ci sta tenendo a precisare. Che, ragazzi, visto all... sì. per lasciare, non rispondo più. Alla chemioterapia, questa è una preparazione che vi sto facendo perché, ma visto pers può... la persona che è, è uno ma non Si tanti. può, prima non si può, prima. Ma ragazzi. io vi sto preparando, no. cioè sappiamo allora, che ora in... succederà. No, che... d'ora in poi voglio sapere prima cosa hai da dire. oh ecco detto. Poi non dire che non vi state divertendo, comunque eh? <ride> la Voltoni, la <ride> la Voltoni, <ride> la Voltoni. Guarda la Voltoni. <ride> 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 cioè, ma ti pare <ride> Ora te lo cambi, salutiamo, salutiamo, salutiamo Pippo Baudo che ci saluta tutte le sere e <ride> anche Pippo che ci ascolta tutte le sere. Cioè, eh... I buchi non difendere, Tony. <ride> I buchi no, no. Comunque, è eh, niente. Eh, questo diciamo sono, è il recupero delle due puntate che abbiamo saltato. Del Momentoni Grazie mille per avermi ascoltato. Eh sì. Anche stasera, Vabbè. vediamo. Vedremo, non lo so. No, non vediamo niente stasera, allora. No. allora, 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 dunque, da dove iniziare? Ringraziamo, salutiamo tutti, eh, tutti i nostri radio web ascoltatori collegati, e, vabbè, eh, vi siete dovuti sorbire sta, 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 sto momentoni <ride> in anticipo, eh, vabbè, eh, vabbè, eh, no, vabbè. Non è che non è stato tutto in anticipo, <ride> dai. Cos'è? Vabbè. <ride> Vuoi farlo anche su di noi nel caso, Madonna no, no ma allora ma perdonatemi un attimo, ma ah, adesso cioè stiamo parlando di, stiamo parlando di Pelé, ragazzi. Ho capito, ma non devi farlo prima! Ma dobbiamo prepararci. Io mi sto dicendo no. prepariamoci perché. Preparati, insieme non si fa, cattivo Tori. Oh, ma magari gli sto dando, gli sto curando sette eh, sì. anni in più, non lo so. <ride> allora, Vecchiazza. allora vabbè, beh, andiamo a sì, eh, ricomponiamoci. Sì, nel meglio. frattempo, nel frattempo, fioccano gli abbonamenti, ragazzi! Eh, no, raga ragazzi, Andrea Romagnolo, le stragi del Pelerian. <ride> oh, vabbè, <ride> <ride> come si fa? Come, 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 come si fa? Come basta? Salutiamo anche la Tella 60 che ha rinnovato. Maria la il sesto mese di sì. e... tragedia. Maria... Di... Basta. Allora, <ride> salutiamo Maria e la Tella che hanno rinnovato l'abbonamento. Questo anche volevo dire a tutti i nostri web ascoltatori. tutti coloro che fossero abbonati tramite Prime. Ricordatevi che ogni mese dovete rinnovare manualmente l'abbonamento. è gratuito attenzione. con Prime. Vabbè, è gratuito. Quindi, che non vogliate o no, abbonatevi. E, e niente, quindi ricordatevi. Ricordatevi sempre. Non è Maria Latella, dice Kira. Lo sappiamo, no, no, ma Piera ha detto Maria e Latella. Ma... Ok, abbiamo iniziato allora, benissimo. Fantastico, guarda. guarda, guarda stasera c'erano gli Eilung, perché non siamo andati. <ride> Ah, ecco. Eh... Ah, nel, frattempo, nel frattempo, saluto i cacca madafacca che ci stanno ascoltando. Chi è un gruppo oh, norvegese? Ma, ma, sì. Non è possibile iniziare così, <ride> dai. Che se no, la gente scappa. Todi l'hai preso le un... pastiglie stamattina. Allora... È un gruppo norvegese? Musicale, Sicuro, invece. certo, certo. Anche allora, se poi allora. Esiste, porca troia vanno a cercare allora non, non la vinci come l'altra volta che hai beccato okay, quel Vediamo di Marco Ieri, ma non l'ha vinta Tutti. neanche quella volta <ride> <ride> mi, mi deve ancora 120 euro <ride> eh, beh. oh ragazzi l'ho trovato il <ride> cacca madafacca cacca madafacca no no ma no ma no no <ride> l'ho trovato non su c è. C è. devo confermare che c'è purtroppo come c'è e sono norvegesi non... magari anche Sì, sì sono norvegesi sono, sì. sono salmoni sono salmoni eh. già mm. ma perché non se le va credo. a cercare prima non le spara <ride> no no secondo me le spara, le spara. Questa, dimmi che questa era ragionata obiettivamente allora, noi di norvegesi questo weekend ci siamo visti i Subwulfer al Torino Comics, mm. tanta roba. Salutiamo abbiamo lì fatto, che ci hanno ascoltato. Abbiamo fatto il pieno di Finlandia con uh, Nightwish, Beast in Black e uh, i Turbion Catilot. Sì. Salutiamo Katilot. anche i Nightwish che loro veramente conoscono Gilby. No, è vero. Beh, <ride> gli <ride> <ride> Vabbè, allora, capisci che quando arrivi di nuovo a, a incontrarli nel backstage e ti dicono Nice to see you again, vuol dire che <ride> si, si ricorda. Ma quanta pausa ha preso dal Night to, night to See Me? Sì. Roba, cioè, piacere di vederti tata, 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 300, compri una ah. vocale? Ha detto questo, quanto, quanta pausa c'era tra piacere di rivederti ancora? Non troppa. Ok, no, nel senso, alcuni, piacere non di troppo. vederti ancora o piacere di vederti ancora la seconda che hai detto ah, era più la seconda quindi hai detto si oddio che esatto ci siamo portati via anche qualche gadget qualche cosa vabbè vabbè comunque allora questa sera dicevamo puntata dal titolo l'arte di J.R.R. Tolkien perché il nostro Gabri ha preparato una bellissima slide interattiva tra l'altro una sola una sola è vero, è vero che poi è prevista la partecipazione proprio del pubblico, devono fare delle cose durante. Devono un fare tempo. una cosa, poi se sì. la vogliono fare, bene. Se sennò... sì. no. Se no si attaccano. E, <ride> <ride> e l'altra cola faremo anche noi, ovviamente. E, e poi abbiamo un po' di notizie, sì. un po' di notizie da, dalla serie TV, perché è ricominciato a uscire un po' di leak, ci sono un po' di, di notiziole. Quindi da dove vogliamo cominciare? Andiamo a Gabri qualche di Gabri, dai. Eh, sì. <ride> Iniziamo <ride> subito con l'arte di Tolkien. Va bene, Gabri. frattempo per... salutiamo tutti quelli che si stanno che collegando poi... ancora adesso. Benvenuti, ben arrivati. Che poi voglio dire, eh. questo Gabri oscuro così è una tua scelta in tutto questo? È una scelta stilistica. Perché l'interruttore è lontano, non avevo voglia, ho preferito <ride> organizzarmi così. Ah, va bene, va bene. Condividi, vado, pronti? Vai, vai, vai. Ecco qua. Mostra in streaming. Ecco qua! Bella! Okay. Vai va va che roba, vai che roba. <susurra> da, da. Allora, da. partiamo. Tolkien e di disegno. Ho scelto questa immagine qua perché, vabbè, non, non è detto che stia disegnando, però mi sembrava eh, una foto eh, carina da mettere per questo... Occasione, allora noi siamo abituati a parlare di Tolkien come, come scrittore ovviamente e a volte come eh, filologo, come studioso anche di storia, di storia medievale, eh, di, varie, di varie civiltà, come professore eccetera, ma c'è stata anche questa attività eh, di illustratore, non era la sua professione, non è che faceva il disegnatore, però ha, fatto ta ha disegnato talmente tante eh, illustrazioni che oh, mi sono permesso così di definirlo anche, anche illustratore. Eh, face L'illustrazione faceva parte della sua creazione o diciamo anche sub creazione per usare una parola cara a, a Ivano che salutiamo e ha dipinto un sacco di cose anche se poi ovviamente eh, i soggetti principali sono diventati quelli eh, delle opere che scriveva e eh, servivano appunto da eh, queste immagini che, che faceva servivano da supporto e eh, integravano quello che lui eh, descriveva eh, a parole. Eh, L'attività di, di illustrazione non è qualcosa che comincia solo con eh, la scrittura delle opere che, che conosciamo, ma Inizia molto prima, addirittura quando era bambino, e quando eh, c'era ancora sua madre, che poi morirà eh, molto presto. Ha disegnato sia la Kings Edwards sia ad Oxford. Poi ci sarà anche un'immagine di, di Oxford, eh, costra, eh, immagini contraddistinte da un espressionismo astratto, vuol dire che appunto c'era questo stile eh, che ha. Contraddistinto le sue immagini, soprattutto eh, le pri quelle eh, prima delle, delle opere, no? quelle fatte prima delle, delle illustrazioni che vediamo poi apparire nelle sue opere. E eh, vabbè qua l'ho ripetuto, comunque ritraeva visivamente ciò che scriveva in prosa. Questo qui è un paesaggio sulla destra. Dipinto da lui che è la classica campagna inglese in cui ha passato quasi tutta la sua vita. Uh, Questo invece è un portale uh, di una chiesa, una chiesa uh, di Lambourne nel Berkshire. <ride> e mamma mia! Hai <ride> visto? E, allora, questa qui è, vabbè, è una chiesa molto tipica. Classica chiesa inglese con un grosso campanile centrale, eccetera. Io per scrupolo, per, per curiosità, sono andato su Google Maps su Google Street View. Sono andato a beccarmi questa chiesa ed è questa qui perché volevo un paragone tra il portale originale e quello disegnato da lui. E questo vi dà anche un po' l'idea di come disegnava. Vedete che comunque i dettagli. Eh, ci sono anche se abbozzati un po' eh, con degli schizzi, però eh, diciamo si, si riconosce molto bene che si tratta di quel portale, soprattutto per questo gioco di triangoli, questa specie di corona che c'è ne, nell'arco. Eh, questo, è invece, Oxford, che vi dicevo prima: lui ha soggiornato eh, per qualche tempo all'Exeter College, eh, l'altezza non è la stessa, diciamo che lui ovviamente disegnava da, dalla stanza, quindi da, da un'altezza più elevata rispetto alla strada. però questa è l'immagine un po' più somigliante che ho trovato. Si riconoscono quei due tetti, quelle due casette azzurre eh, sulla destra, eh, la torre al centro, eccetera. Quindi, anche qui ho fatto questo, questo paragone. Io non uh. so se sia più impressionante di queste foto di Oxford il dettaglio e la precisione con la quale Tolkien ha riprodotto quella via perché è identica o il sì. fatto che sia ancora uguale ad allora la foto <ride> attuale eh, rispetto sì. al disegno. Io direi un non po' so tutte e che... due. Eh. Sì. No, vabbè, guardate decine. che Oxford è, cioè, mm, è ferma nel tempo secondo me. Cioè, nel senso, io lo, lo, quando, ho, quando, ho vissu, quando ho fatto vederla è una, una, bolla, di, una bolla. Cioè, nel senso, non, non, non muta niente, si vede proprio la sensazione che quella città è ferma da tempo in quella costruzione, cioè, in quel modo lì non, non c'è strutture nuove. Così sono e così rimarranno per molti anni. Non male, glielo auguro perché. Cioè, almeno per quando l'ho vista io, che <coughs> parlando del, nel 2018, avevo questa sensazione. Cioè, di una. Sì. Una, un posto fermo nel tempo piacevolmente ah, io... fermo nel tempo Eh, ovviamente sono stato una settimana fa a, a colmar in francia e la sensazione è un po la stessa questa cittadina molto fiabesca con le case ancora piene di travi di legno eccetera quindi penso più o meno sia, sia un po così oh, ehm... allora Processo creativo coeso, cosa si intende? Si intende che nel creare il mondo, il suo mondo secondario, Tolkien ha svolto sostanzialmente queste quattro attività che, che ho inserito, scrivere quella che, che abbiamo conosciuto meglio, disegnare mappe, ho considerato anche queste come, come illustrazioni e che danno un'identità eh, un molto precisa ai luoghi in cui avvengono le vicende, eh, perché mh, sono nelle mappe sono trattati tutti più o meno nello stesso modo, nel senso che nonostante Gramburrone, per esempio, eh, o, o Isengard siano luoghi molto più frequenti, più citati, dove avvengono molti più avvenimenti, però nelle mappe tu hai un'idea chiara, definita e completa del suo mondo, dei, dei mondi che ha creato. Quindi eh, servono, sono, fanno da supporto a, a chi legge. Poi c'è l'invenzione di lingue e scritture e linguaggi che hanno un po' la funzione delle mappe, quello che le mappe fanno per i luoghi, il, il, i linguaggi inventati da Tolkien lo fanno per i popoli che abitano questi luoghi, quindi gli danno un'identità molto precisa e lui era un filologo, quindi diciamo da questo punto di vista se ne intendeva molto, eh, i linguaggi hanno anche un loro alfabeto, un, una loro scrittura che dopo vediamo e rendono ancora più completo il tutto. Poi ovviamente, ultimo ma non ultimo, disegnare e dipingere, cioè dare un aspetto visivo a, alle cose che, che stava raccontando. Uh, questa è un'immagine abbastanza famosa, soggetto strafamoso, Smaug sul tesoro uh, di Erebor e già qui vedete che c'è una ricchezza di dettagli molto, molto bella. Ci sono le scritte su questo vaso gigante, questo contenitore che vedete in basso a sinistra. Uh, è pieno di gioielli, di eh, gemme, di monete, di tutto, ci sono anche eh, delle lance, del, degli scudi, una eh, cotta di maglia là in fondo, appoggiata alla, alla colonna eh, tra, tra i due archi. Quindi, appunto eh, già solo qui un'immagine ricchissima, e ovviamente vedete in basso a destra c'è Bilbo. Che, eh, nella nuvoletta per dare l'idea di un bilbo che sì, c'è ma non c'è, che sta indossando sì. l'anello e si sta inchinando eh, per cercare l'archipietra che probabilmente è là in cima visto che c'è questo eh, lampo di luce molto, molto più grande in cima alla collinetta d'oro Oppure si sta inchinando anche per uh, omaggiare Smaug, che insomma non fa mai male. Poi, questa ovviamente la riconoscete, è la copertina che Tolkien ha disegnato per uh, l'Orbit, uh, si vede dal nostro lato che stiamo guardando la montagna, noi stiamo siamo grosso modo a. Uh, a Mirkwood abbiamo di fronte a noi eh, la foresta, poi la strada verso il portale eh, di Erebor, vedete sulla destra nel, nel laghetto c'è eh, la città di, di Esgrot, il ponte Lago Lungo, e vedete, eh, credo che quelle sulla destra siano Aquile, ma non sono sicuro, però probabilmente sì. Sembra sì, sì, sì. e a sinistra Smaug eh, dovevano esserci, soprattutto per quanto riguarda Smaug, dei dettagli rossi. e Vedete che lui ha puntato: questa è una cosa che va spessissimo. Ha segnato delle cose, se le è scritte a margine. La questione del rosso è dei colori in più rispetto a quelli che vedete, che qui sono sostanzialmente quattro: il nero, il blu, eh, il verde. E il bianco che in realtà non è un colore è semplicemente una zona che non è stata stampata ehm, gli altri colori mancanti è una questione di costi di eh, limite che eh, gli editori imponevano a tolkien dicendo guarda che noi troppi colori non te li possiamo stampare e questa purtroppo è una cosa che ricorre eh, spesso eh, chiedono cosa dicono le rune sui contorni non lo so però vedo che allora, in a sinistra in... c'è Hobbit esatto stavo Beh, cercando di <ride> uh, Hobbit oh... allora vado a prendere l'alfabeto runico ok ti lo... aspetto vado avanti lo, lo traslitteriamo <ride> se volete sì sì assolutamente allora vado avanti poi ci torni ma in realtà, se aspetta, devo le... lasciarlo qua un secondo. Un Poi vedete, ah, George lo... Allen e Danwin al centro che è l'editore, ovviamente, dell'epoca. Dunque, allora dopo Hobbit c'è scritto O oh, e fili... Ok, è quella lì R or uh, dunque dunque dunque. The, quella lì è the there, there. Oh, there and back again. Sì, perfetto. There and back again. Sì. E, e così è una traslitterazione dell'inglese. Non è una traduzione vera e propria, ma una traslitterazione. Okay. Se volete, poi. Dopo ci mettiamo un po' più con calma, anzi, vado a cercare. Facciamo così: mentre eh, Gabri va avanti, io mi prendo la stessa immagine da internet e faccio la traslitterazione. Va mi... bene. Allora, dalle immagini di film, qui vabbè, vado veloce nel senso che non potevo non fare un paragone perché le immagini danno un'idea visiva di quello che stiamo leggendo nelle opere di Tolkien esattamente come i film i film i registi eh, devono fare questo sforzo di ricreare visivamente un qualcosa che nei libri puoi solo leggere quindi ho fatto l'accostamento tra illustrazione e immagine Questa ovviamente è la contea a destra manca la parte più simile a un villaggio in mattoni, che c'è invece a sinistra, si parte direttamente da, da Hobbiton, cioè dalle casette, quelle porticine rotonde, comunque c'è la grande quercia in cima, c'è casa Baggins che occupa tutta la cima, Bag End eh, in fondo, e tanto verde ovviamente, la sensazione... Vuole trasmettere Tolkien è quella di pace assoluta, di campagna inglese, eccetera. Direi che ci è riuscito eh, molto mm. bene. Poi, questa è la casa di Bilbo. end eh, a destra c'è quel signore che <ride> entrare. Chissà chi è, l'unica eh. foto in cui è magro. Tra <ride> sì esatto una troppo... no è solo photoshop eh, Ma... ah, in realtà. <ride> e, ok e qui è una delle immagini più, più fedeli insomma delle... sì. casa Baggins è una delle ricostruzioni più, più fedeli che sono state fatte in base a ciò che aveva disegnato e immaginato eh, Tolkien qui ci sono i troll che non aspettano altro di eh, sbranare Uh, Bilbo e, e i nani uh, qui c'è l'arrivo di Gandalf uh, non è la stessa identica scena però avete l'alba uh, che comincia a sorgere a sinistra e mm, petrifica sì. i troll poi c'è la fuga nei barili verso il lago uh, questa è un'immagine che si trova anche in un libro che dopo vediamo come copertina. E vedete che lo stile più o meno è quello delle, degli alberi, della vegetazione, uno stile che in Tolkien ricorre. Ci sono tanti dettagli. Se vedete molto piccola in basso a sinistra c'è la sua firma, la sua sigla, sì. con, ecco, nel, nel bianco su nero. Questa è Lothlorien e questa non è stata utilizzata, però è comunque una delle sue illustrazioni, la trovo molto bella, c'è questa idea di alberi eh, dorati, soprattutto mm. questo in primo piano con le foglie in alto, dà un'idea molto onirica, anche se vogliamo, rispetto a questi alberi qua. Questa è la scritta dell'anello, la conosciamo bene tutti, disegnata da Tolkien. Queste sono le copertine che lui ha disegnato per uh, i libri. E... <coughs> Vedete che c'è anche un trono vuoto in attesa del ritorno del re, con una iscrizione numerale che riporta le parole di Elendin: In questo luogo rimarrò i miei eredi fino alla fine del mondo sì. eh, lo vedete a destra nella, nella copertina del ritorno del re eh, in cui si vede anche eh, l'albero di Minas Tirith con i fiorellini bianchi eh, che, che simboleggiano i re um, poi queste sono state riutilizzate tante volte dagli, nelle varie edizioni eh, soprattutto inglesi del del Signore degli Anelli perché sono le copertine disegnate dal, da Tolkien in persona eh, questa è Isengard l'Isengard mm. che vediamo nel, nel film di Peter Jackson è quella di Alan Lee in tutto e per tutto sì. eh, però <coughs> in tutte le is ne ha disegnate diverse eh, Tolkien di, di Isengard c'è sempre la scalinata la scalinata mm. alla base che conduce poi all'ingresso della torre eh. Ed è una cosa che ricorre anche in quella di, di Alan Lee. Questo è il fosso di Helm. Ho eh, ribaltato l'immagine di sinistra perché lui aveva scritto e poi disegnato o viceversa. E, eh, questo è appunto il Hornburg, non mi ricordo in italiano come trombatorione, il trombatorione, eh. ecco. E si vede, insomma, si riconosce la torre centrale, il passaggio sopraelevato, il, il muro di, di sinistra, e poi, eh, più visibile a sinistra, c'è eh, quella via di fuga verso, verso le montagne, insomma, verso le caverne eh, dentro, dentro le montagne. E questo è invece uno schema di Mina Sirt e si riconosce molto bene il eh, suo desiderio di dividere la città ad anelli concentrici, eh, di crearla a, a cono sopra eh, un colle eh, con questa parte che, che spunta in avanti, quella di destra è... Mm -hmm la Mina spirit del film di, di Bakshi. Eh, volutamente non ho usato quella di, eh, di Alan Lee e di Peter Jackson perché tanto la, la conosciamo tutti, Io ho voluto metterne sì. una diversa tanto per cambiare un po', tanto l'idea è la stessa, cioè è sempre la, la, suddiv la suddivisione ad anelli. Questo invece è eh, Mordor e Baradur. A sinistra c'è quella disegnata da Tolkien, eh, si vede quest solo questo grande muro che poggia su delle rocce. Eh, non c'è l'occhio, non c'è l'idea di, un di una presenza esatto. fisica di Sauron. Esatto. C'è questa mani. grande. Come? Eh, conferma quello che abbiamo detto altre volte, cioè che sì. l'occhio nei libri è una cosa interiore, esatto. diciamo. Esatto, quindi c'è comunque rimane la fortezza sì. che Tolkien eh, definisce con questi mattoni molto molto grandi, molto precisi, e, um, un po' quasi una città: una fortezza umana caduta nelle mani sbagliate. Sì. Sembra, più che sì. una fortezza eh, malvagia, e, e anche qua ho usato quella del film sì. che di Bakshi uh, questo non c'entrano niente però quando l'ho vista la prima volta ah. uh, così in realtà quella è, è l'unica torre che ho trovato disegnata così uh, da Tolkien sì. che è Cortirion esatto. e, um, mentre quella di destra è quella uh, che c'è nella prima stagione uh, degli Anelli del Potere che non è la stessa torre, ma diciamo a questa cima. Eh, che assomiglia, questi... però. Sì, c'è cioè, questa cima con questi archi. e Ho voluto inserirla lo stesso giusto per dare un riferimento. Il elfico comunque. Esatto. Quindi ci sta bene. Ok, poi qui questi no. sono i libri con cui continuo a massacrarvi. Prima o poi me li tirerete in testa. Eh, comunque. Guarda, Peccato che non sei venuto al comics perché avevamo qualcuno mm. che ci chiedeva spiegazioni su Mr. Bliss che, sì. che voleva acquistarlo e, e mancavi tu. Ci fossi stato tu, secondo me. No, le ho inserite allora. perché la, una delle, una dei, uno dei motivi per cui Tolkien ha illustrato così tanto è stato anche per i suoi mm. figli, soprattutto sì. in, queste tre, in queste tre opere in cui Tolkien ha dato... Non dico il meglio di sé perché l'ha dato il Signore degli Anelli, però diciamo eh, sono ricchissime, ce ne sono molte di più, sono anche molto colorate. Eh, noi poi le possiamo vedere eh, così ricche di illustrazioni perché sono state riprese da altri editori eh, in anni successivi. Perché soprattutto Mister Bliss è stata un'opera molto travagliata, dove poi le illustrazioni non furono inserite, eccetera, sempre per quella questione di costi che accennavo prima. Le mappe, ne disegnò più di 30, ho saggiamente iniziato con una mappa e ho adattato la storia, quindi eh, c'è già proprio la geografia di quello che sta raccontando. Uh, ha utilizzato anche la carta millimetrata, mi, non mi ricordo più quanti chilometri erano ogni quadratino, ogni millimetro, comunque si era fatto tutto il lavoro per dare una dimensione anche a ogni spazio all'interno uh, della mappa. Dava credibilità ai luoghi immaginati, faccia, erano parte integrante dei mondi di Tolkien e alcune mappe che noi vediamo sono ridisegnate, riadattate dal, dal figlio Christopher. Questa non è nella terra di mezzo, ma è del Little Kingdom del cacciatore di draghi. Um, però l'ho inserita lo stesso perché è un'altra delle mappe che ha, che ha disegnato lui. C'è cioè Ham, che è il villaggio del, di Farmer Jice, a destra. poi um, questa è la mappa delle terre del Beleriand che abbiamo conosciuto qualche settimana fa col libro nuovo che è, che è uscito, vedete c'è anche Mid Beleriand. Poi questa ovviamente è la mappa dello Hobbit con le rune, eh, con Smaug che volteggia intorno alla montagna di Erbur, la runa che indica il passaggio segreto, le rune lunari e così via. Eh, anche qui per una questione di costi non si riuscì a fare una cosa che invece Tolkien voleva, secondo me in maniera anche molto moderna, molto divertente, cioè che le rune fossero effettivamente lunari, cioè che ci fosse questa mappa nel libro e che queste rune potessero vist essere viste solo sì. in controluce che diciamo nel 1936 non era una cosa banale era anche sì. abbastanza eh, moderna per i tempi però non si riuscì purtroppo a... Eh, magari perché doveva, su un termine magari scorretto per, eh, per, per il tipo di cosa che voleva fare magari doveva fare una cosa tipo filigrana e quindi in effetti sì. il costo era quello che, sì, quello sì. che era sì, vederà eh, quella. Sì. E ho visto che c'è anche questo angolino con uh, una ragnatela in basso a sinistra, mm. non so se si vede. Uh, poi, questo è Mordor, ovviamente ho voluto provare a vedere se c'era uh, quel, quel simbolo che è stato usato nella serie TV, ma si adattava un po' poco, per cui non, non l'ho inserito comunque. Questa già la vedete, c'è scritto Baradur, c'è la fortezza, c'è il Montefato. Poi la calligrafia, come vi dicevo, non è solo una questione di inventarsi un linguaggio, è anche una questione di dare eh, dei simboli, di dare una scrittura, un alfabeto a questi eh, linguaggi. Tolkien ne, ne ha inventati tanti, questo è un esempio. Eh, molto miniatura medievale, se vogliamo. No? Una scrittura sì. che ricorda molto i monaci amanuensi. Eh, qui anche questa non è stata pubblicata: Nel Signore degli Anelli, è apparsa più tardi. Mm. L'hanno inserita adesso nella versione eh, deluxe. È una lettera che Argon. Ormai, già Re di Gondor scrive al sindaco della contea Sam. E, ed è Questa un. Quelli in alto si sì, ce l'hai, è una versione dell'Ax. Quelli in alto sono due simboli della corona di Gondor sì. e, che ricorrono. che Tolkien ha disegnato più volte perché si era immaginato che dovevano essere così, anche come firma, diciamo. Questo è un alfabeto uh, che c'è nelle lettere di Babbo Natale e sono omini in varie forme, sono dei goblin. È un alfabeto goblin con cui Tolkien scrive questa lettera uh, ai, ai suoi figli nel 1932 e soltanto nel 1936 Tolkien scrive una sorta di leggenda in cui si possono usare gli omini per decifrare eh, questa lettera, i disegni sono tutti proprietà dell'estate? No, secondo me ci sarà qualche privato che ne ha qualcuno. Bisogna chiedere a loro, <ride> non so se ha qualcosa. <ride> Sto leggendo la domanda di Buchi, però non penso che ci sia. Sì, alcuni appartengono anche alla Marquette University, penso, ecco, sì, è un'università esatto. americana. Credo. Eh, quindi sì, però Ne ha fatti talmente tanti che sono, sono un po' sparsi. Mm. Ecco questo è quello che ti dicevo: a ogni omino corrisponde o una lettera o addirittura un dittongo. Che lui, mm. da linguista, sicuramente ha, ha apprezzato anche i, i dittonghi eh, per rendere ancora più completo. Pensate, cioè questo in realtà non è che servisse per un'opera particolare, è semplicemente un alfabeto dei goblin per la lettera di Gobbo Natale, però si è messo lì a studiarlo, tutto diverso, particolareggiato, eccetera. Ecco, questo è un altro mio inserimento che non c'entra niente, che però l'ho voluto mettere lo stesso perché comunque ci sono dei simboli ineretti. Molto, molto particolari, eh, diciamo, io tra questi e questi ci ho visto qualche somiglianza, mm, non sono gli stessi, cioè, non possiamo usarli per decifrare la, la pergamena di, di Sad, però, quando li ho visti, mi sono venuti in mente. Mi è piaciuto inserirli per dare anche qua un po' di, sì. di paragoni. Poi ci sono le lettere, poi Pierre arriviamo a un pezzetto che, che ti piacerà. Questa è una lettera che eh, Tolkien scrive a Pauline Baines nel, nel, um, nel 61 sulle avventure di Tom Bombadil. Uh, Pauline Baines aveva già illustrato con dei disegni in particolari uh, le, Il cacciatore di draghi. E Tolkien, qui non disegno, non ci sono illustrazioni di Tolkien, ma comunque si parla di immagini e lui dà un giudizio a Poi in Base dicendo che ha fatto delle immagini eh, magnifiche con un tocco di fantastico. Adesso io non sono riuscito a inserirle, comunque, eh, sono immagini nonostante siano molto semplici, però è uno stile che a Tolkien piaceva perché non svelava molto. Di quello mm. che stava illustrando dava solo un'idea, però bella, un'idea piacevole per chi stesse leggendo. Ehm... Qui c'è di nuovo uh, Mr. Bliss. Mm. A me sembra che le illustrazioni dimostrino solamente che l'autore non è capace di disegnare, ma se la sua casa editrice pensa che valga la pena pubblicarlo, mm. proverò a rendere le illustrazioni più semplici. È una cosa che Tolkien dice spesso in realtà, uh, sia nelle lettere, sì. sia uh, di Babbo Natale, sia qua eh, in altre occasioni, lui parla delle sue illustrazioni con qualcosa comunque di modesto. Ma siete sicuri che possa piacere? Ma io non avevo tanta voglia di farlo, eccetera. Ne parla sempre o in maniera molto umile, o addirittura con molta autocritica. Però comunque. Eh, per fortuna sono arrivate. Eh, Beh, ma a... Se posso, posso fermarti scusa, un secondo su sì, questo sì. argomento, eh, mi viene in mente spesso sì. l'idea che Tolkien lui disegnava, a, sì, come, come dicevi anche tu, per i figli, sì. ma un po' per lui per eh, mettere nero su bianco, diciamo così, quelle che sono le idee che aveva in mente sì. e dopo. Sì riscriverle in forma, in forma testuale, cioè non aveva sì, più sì. un'immagine, cioè lui aveva l'immagine segnata e poi doveva ri riscrivere disegnando quelle parole quell'immagine lì. Cioè è come se tanto... scattasse una fotografia di quello che aveva in mente eh. disegnandolo. Esatto, e poi da lì eh, riscriveva quello che aveva disegnato, ma il suo disegno a me secondo me molte volte era più un abbozzo qualcosa perché ho quel momento lì e poi lo, lo riscrivo in modo tale che poi sia leggibile eh. però poi si ferma lì il discorso perché in realtà eh. Eh, ho disegnato e non riesco a scrivere ma perché ho mille altre cose in testa esatto poi mi sono suggerito che quelle illustrazioni che rappresentano mappe e paesaggi sarebbero più adatte anche tralasciando la mia incapacità di disegnare qualsiasi altra dagli. cosa, eh, ne accludo altre sei. Ovviamente sono tutte imperfette, eh, potrebbero essere difficili da riprodurre. E questo lo scrive a Allen e Danwin, è l'illustrazione che abbiamo visto prima della copertina dell'Hobbit nel 1937. E qua è una di quelle, di quelle occasioni in cui bisogna rinunciare a, a dei colori, a delle versioni, per farci, per farci stare tutto. Ok, saggio sulle fiabe, qui arriva la parte che interessa a Pierre. Per quanto buone in se stesse, le illustrazioni non rendono un bel servizio alle fiabe. La distinzione radicale fra tutte le arti, incluso il teatro, che offrono una rappresentazione visibile. E la letteratura vera e propria è data appunto dal fatto mm. che esse impongono una forma visibile. La letteratura opera da una mente all'altra ed è quindi più generativa, quindi, sì, disegnando troppo, lui aveva l'impressione di frenare, di mm. uh, limitare l'immaginazione di chi leggeva sì. perché dava un riferimento. Era come se spoilerasse, diciamo così, a chi sì, stava leggendo l'immagine ed è il motivo per cui invece apprezzava le illustrazioni di in paints perché mm. erano molto più semplici tratteggiate eccetera eh, per non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo. no mi sembra molto chiaro cioè, mh, effettivamente questa cosa qui di uh, come dire l'illustrazione che si è fatta per svelare tutto perde quel tocco di magia e anche di curiosità e di, insomma, di uso della propria immaginazione che deve avere anche la fiaba o anche la narrazione eh, fantastica che poi è anche il signore anelli ovviamente quindi questo è un discorso che qui è riferito alle fiabe, però si può stendere no? giustamente sì. a tutta l'opera di Tolkien sì, ah, esatto. se posso aggiungere a me fa tanto pensare col... a, oltre a fatto quello che ho detto prima quando anche magari qualcuno lo fa di giocare a D&D, tu non devi descrivere per filo e per segno quello che hai in mente, no. ma devi dire eh, davanti a voi c'è un personaggio, c'è cioè un cacciatore abbastanza alto. Sì. Cioè non ti ho detto l'altezza, non ti ho descritto no. giusto la cosa, ma ti ho dato delle descrizioni abbastanza vaghe, un cacciatore. Quindi tu non, cioè io posso ipotizzare un uno vestito di marrone, ma non te lo dico, ma tu puoi pensarlo mm. come vestito di verde. Cioè, sì. è questa bellezza di Tolkien che secondo me è anche il fatto che dica, è vero che io faccio delle immagini, ma allo stesso tempo non le voglio far vedere troppo, come dici anche tu Gabri, di spoiler, sì. ma allo stesso tempo descrivo il più possibile quello che ho in mente, lasciando vago certe cose affinché il lettore si può mm. fare una sua immaginazione, un suo mondo. Di quello che in realtà è il mio mondo, sì. cioè il mio di Tolkien, ovviamente. Eh. Sì, allora io se c'era spazio, volevo fare un paio di considerazioni. Sì. Allora, uno mi sembra bello, mi sembra bella l'umiltà di Tolkien riguardo ai suoi disegni, le sue illustrazioni, perché probabilmente. Eh, per, rendere, eh, per rendere onore a chi l'illustratore lo fa per mestiere, quindi giustamente non si mette dalla parte del. Mm, non si paragona tanto quanto un illustratore, magari le sue illustrazioni sono in qualche caso anche migliori rispetto a un illustratore professionista, però lui si mette, diciamo, un passo, fa un passo indietro e dice: No, siccome c'è chi lo fa per mestiere, i miei disegni magari son, non sono poi così. Un granché, questo da parte sua è bellissimo, però nel, nel contempo il fatto che lui eh, sia in prima persona l'illustratore delle sue opere è bellissimo, perché comunque chi meglio di un, eh, di un autore può tradurre in immagini ciò che scrive eh, le illustrazioni, soprattutto quelle del Signore degli Anelli. Eh, sono veramente delle fotografie di quello che è il momento, di quello che è la situazione, di quello che è il paesaggio. Quindi, secondo me, meglio di lui, difficilmente qualunque altro illustratore può rappresentare al meglio quello che lo stesso autore scrive. Che comunque l'illustratore deve leggere per poi disegnare. Lui lo scrive, cioè, è partorito dalla sua mente, quindi il fatto che sappia disegnare e scrivere in immagini quello che scrive è fenomenale esatto ok allora io ho cambiato un attimo il file perché adesso vi chiederei di spegnere la luce vi chiedo no. di farlo anche voi tutti a casa spegnete <ride> sì. la luce che è anche un periodo ah, io di così Risparmio energetico. Eh, io anche se dovessi spegnere, secondo me, si illumina Guardate, anche, anche i andato a spegnere la luce, eh, vai, mi vai, raccomando un momento interattivo. Spegnetela, sì. luce. Spegnetela anche a casa. La luce dello schermo è un po' come se fosse la luce del bastone di Gandalf Gandalf. Ok, ok, nell'oscurità okay. perché facciamo un viaggio a Moria, oh my wow. god, oh my gosh, ok, allora. <ride> allora. Partiamo dalle mura, le mura di Moria. Disegnate nel 39, qui si vede subito l'imponentissimo, eh, l'imponentissima parete della montagna, mm, sì. e già nel dettaglio che ho evidenziato con questo eh, rettangolino che sembra il visore di come si chiama? Personaggio di Vegeta o di altri personaggi, vabbè. Um, ho evidenziato che no, non aveva quel tipo di cosa, però ma si sì, l'ha messo anche lui. Junior Mando, Beh. Star Wars <ride> si. Sì, anche vabbè. allora, eh... eh sì, assolutamente si vede. Uh, subito il portale d'ingresso con uh, gli alberi ai lati e si vede anche il tentacolino della creatura dello stagno che emerge dal, dal lago. Anche qua c'è subito una ricchezza uh, di, di dettagli che, uh, che rende tutto molto più veritiero. Se vogliamo, no? molto più credibile. Questa è la stessa immagine vedete che c'è scritto anche Moria Gate, ma tagliata. Perché diciamo è, di tutta l'immagine era stata tenuta solo la parte precedente. Questa qua quella sotto, no, ma comunque eh, diciamo c'è questa scalinata eh, fa tutto parte dell'ingresso dell di Moria. Eh, questa è la porta. Eh, di Turin è eh, un'immagine che è stata riprodotta quasi identica nel film eh, di Peter Jackson qua c'è McKellen seduto che sta cercando di farsi venire in mente le parole giuste Idea. è un'immagine talmente iconica che non ha bisogno di, di spiegazioni poi il libro di Marzabul. è eh, un libro nel libro, cioè nel Signore degli Anelli c'è questo testo che è un diario di cosa sta succedendo a Moria durante l'assedio, durante l'attacco de, degli orchetti ed è un diario di Balin. Tolkien voleva che fossero pubblicate anche queste pagine eh, nel Signore degli Anelli e purtroppo anche queste furono respinte. E anche queste fanno parte del Signore degli Anelli Deluxe, eh, edizione inglese, recente. In cui trovate... Esatto, in cui trovate appunto queste paginette un po' bruciacchiate, eh, rovinate dalla, dalla battaglia e dal, e dal tempo che hanno passato sottoterra. E che Christopher riprende e pubblica per la prima volta nel 77, quindi. Um, questa è l'iscrizione della tomba di, di Balin, ideata a Tolkien nel 1953 e che si trova anche questa nel Signore degli Anelli già nella prima, nella prima versione. Questa è la prima pagina del libro di Marzabul del 40 è stata scritta da, con le rune da, dai nani in una forma chiamata... Angertas qui non sì. so dirvi di più Pier, sicuramente saprà di più mica no. posso sapere tutto tutto e eh, invece si sì. <ride> è una delle forme di scrittura usate appunto le rune naniche non qua invece vedere. la seconda pagina sempre del 40 in tenguar. lettere delfiche Tengwar tenguar. Ehm... Scrittura che Gandalf legge e viene interrotto da Gimli durante, durante la storia, in cui dice che dovrebbe essere la scrittura di Ori, mm. che aveva bene veloce ed operava spesso caratteri elfici. Ed è molt, abbastanza probabile che eh, il nano. Ormai carbonizzato, no, carbonizzato no, perché non c'era smog, un anno ormai diciamo decomposto eh, sì. elettrico da cui Gandalf recupera il libro. Cioè proprio Ori che scriveva, ormai sì. le, ultime, le ultime gli ultimi istanti, e vedete in basso a sinistra c'è quella scrittura, ormai eccolo qua. Sì. In basso a destra, scusate. Quella scrittura è ormai eh, di getto, molto veloce, molto abbozzata perché evidentemente eh, arrivano. Dice Gandalf nel film, no? Eh, se sia in, in uh, rune nani che sia in caratteri elfici. Ok, poi. Cosa succede? Ho sbagliato una cosa, fa niente, ve la, ve la dico io. Eh, ho saltato una slide, una slide in cui venivano, eh, diciamo, radunati tra loro eh, tutti gli illustratori che ci sono in un testo molto, molto bello, che è il bestiario di Tolkien, di David Day ed è uh, degli anni 70 quindi sono illustrazioni assolutamente uh, estranee a qualsiasi film a qualsiasi uh, immagine che possiamo avere in mente noi oggi con i film con le serie tv con i videogiochi sono proprio illustrazioni a sé questa è di Ian Miller ed è un balrog che sta sputando uh, fuoco Anzi, sta esalando fuoco dalle, dalle narici. Eh, sta impugnando la spada che vedete a destra, a destra ci sono anche questi archi giganti di, di Moria. E ehm, così è molto particolare come illustrazione, poi ehm, questa è la lotta tra Gandalf e il Barrog dal film di Bakshi: 78. E e... Sembra... esatto, e anche qui la frusta, eh, la spada fiammeggiante, eh, questa testa che sembra quasi di un leone, no? Un leone con mm, una criniera sì. Molto demoniaco, come, come Barrog, come figura. Eccolo qua, scusate, avevo sbagliato, ecco, è qui che c'è il bestiario. Questo è tutto un elenco di illustratori che trovate in questo testo. È un testo, mh, le copie in italiano sono poche, reperibili online usate, in inglese ce ne sono di più, in inglese ci sono anche tanti altri libri di David Day, interessanti, spesso. Eh, Spero che la Pompiani voglia ripubblicarlo perché è veramente un'enciclopedia, un la definirei. Un'enciclopedia di tutti i concetti di prima, seconda e terza era, un po' come il libro che abbiamo visto la, la scorsa puntata, però è ricchissimo di illustrazioni che sono fantastiche. Questa che vedete in copertina è una e io le trovo meravigliose. Ian um, Miller, stesso illustratore del Balrog di prima. Questo invece è Isengard che vedete sulla destra, che somiglia molto di più alla Isengard di, eh, a quelle disegnate da Tolkien, e poi ci sono eh, gli Ent che stanno scaventando: vedete tutti i rami, le barbe fatte eh, di foglie, di rami, che stanno scagliando. I massi contro, contro Isengard durante la loro vendetta, chiamiamola così. Poi, Michael Farman, Awaking of Elves, qua sveglio degli elfi, vedete, ci sono queste figure in basso che sotto gli alberi che si stanno svegliando, ci sono varie stelle in cielo, paesaggio anche qui molto lunare, onirico. Uh, questo è il Restregone di Alan Carlis, è un restregone abbastanza simile a quello che c'è nei film di Bacchus, se non sbaglio, però quello là aveva gli occhi rossi, mi sembra. Eh, al seguito poi tutti, tutto l'esercito con uh, gli stendardi con l'occhio e quant'altro. Anche il cavallo qui è molto inquietante questa è la festa di Bilbo eh, di Lydia Post io non so se tutti i nomi li pronuncerò correttamente però questa sembra quasi un arazzo per come è stato pensato no? c'è la festa in primo piano poi ci sono delle tes tante testoline di Hobbit eh, in fondo vedete che hanno anche il cappellino a punta un po' da gnomi lì sulla sinistra e delle tende che sembrano quasi, che sembrano quasi un accampamento non so se avete presente questi arazzi dove ci sono le battaglie campali eccetera poi ecco a proposito di battaglie campali battaglie cinque armate anche qui mi viene in mente quasi eh, la battaglia non so più come si chiama quella che c'è a Palazzo Vecchio a Firenze però esercito molto popolato, ricchissimo di cavalli, lance, bandiere, soldati, eccetera, e Erebor sul, sullo sfondo. Esatto, sembra fatto nel 400. Poi, questo è Mirkwood di Poli Martin con... Uh, eh, questo raggio che penetra dalle fronde degli alberi e che illumina, eh, per dare un po' la ragione ai, ai nani e a Bilbo, che in quel momento la stavano perdendo. Questo è Alqualonde. Non so se l'ho pronunciato giusto. Che è una città che si trova nel, nel Simarillion di Supporter, e questo è Tirion. Anche qua vedete come tipo di immagine richiama quelle precedenti e non so dirvi questo fascio di luce che parte dalla cima della torre non è una scia chimica non so Beh, se ma non credo che da... nel periodo di tolkien ci sono le scie chimiche cioè però, per dire nel senso... infatti non lo è però non so se <ride> mi potete illuminare perché cioè, dovrei andare a recuperarlo, ma non, non lo so qual è. Comunque, questa è un'altra illustrazione che trovate nel, nel bestiario Questo chi è? Non l'ho scritto perché voglio che me lo diciate voi. Che no, io passo, Pierre è andato via. Come è Pierre andato via? Eh, Pierre non è presente, c'è il suo Assolutamente Pierre, devi tornare subito. Beh, ma facciamolo anche dire a qualcuno del pubblico che magari. Qualcuno del questo pubblico? Questo. Se torni un attimo all'immagine di prima: quel fascio di luce è la. E eh. uh, il faro della torre di tiri. Ah, perfetto. Il faro d'argento. Perfetto, ok. Grazie. Allora, ve lo dico, Turin, Aragorn, Adar, ah, okay. Adar, no, Fëanor, abitante di Macello. <ride> <ride> no, quella non no. vale. Allora, salutiamo, è... salutiamo il comune di Macello che ci sta ascoltando. Ci eh sì, eh, anche per no. forza. Grazie, Sindaco. No, non stavo parlando. Comunque di <ride> allora. No, lo so. Sembrava che avessi mosso la bocca appena per quello no, che ha fatto. Molto... Eh, A, proposito... mm. A proposito di elfi lu lunghi con, di, con capelli lunghi, fluenti, biondi, occhi azzurri. Questo è Feanor ecco. che ha ecco. uno stellone eh, sul, sì. sullo scudo. Ehm... Secondo me appunto c'è una, eh, come dicevo prima, una totale eh, assenza eh, di, dei film, delle influenze dei film e dei videogiochi sì. negli illustratori che vi ho fatto vedere fino adesso, anni 70, e quindi c'è la tranquillità nel disegnare un elfo, un elfo così. che Dici che, che non si scandalizzavano in quel periodo? No, perché questo no. è, è Feanor, non so se è Feanor secondo Tolkien, magari avrebbe detto che, che faceva schifo, però gli elfi secondo Tolkien sono questa roba qua, le orecchie lunghe a eh, punta non ci sono, mm, i non capelli non lunghi... È ca non è canonica questa immagine. No. Non, non è, è canonica. Dire, sono coperti dai capelli le orecchie, non puoi dirlo. <ride> Vabbè, però comunque i capelli sono quelli lì. Insomma, è un Feanor molto diverso. Scusa un attimo, scusa un attimo. È Gilby da ragazzino Palise, è proprio certo, uguale. <ride> Gilby a Carnevale, dice ragazzi. Tutti gli altri. Ma allora, voi, fa... sì. voi non lo sapete, voi non lo sapete. Ma Gilby è nato con 70 centimetri di capelli tassativo proprio era più, era più lunghi capelli che lui. Okay. andiamo avanti sì, allora io avrei tecnicamente finito riaccendo la luce ma consigli per gli acquisti anche noi uh, dobbiamo la luce rimaniamo nel buio ma come vuoi allora Così, questi sono acquisti, <ride> oscurità per affari oscuri questi oh. sono uh, l'arte del signore degli anelli e l'arte dello Hobbit. Uh, di Wayne Hammond e Cristina Skull o Skull se voglia ok. e sono uh, lavorano in società, ho scoperto che sì. esiste il sito Hammond and Skull e fanno le cose insieme. Poi questo libro gigantorme gigantesco uh, di Catherine McKay e Wayne. McHale che, Wayne eh, credo. <ride> che, è che è una tu. meravigliosa eh, sì. biografia di Tolkien eh, di come ha creato la Terra di Mezzo ed è ricchissima di illustrazioni che abbiamo visto stasera, con la versione bigino, che è questa, che ha un altro titolo. Si chiama I Tesori ma è sempre della Mondadori ed è sempre della stessa autrice. Se non avete voglia di leggere quello gigante, c'è il Vigino. vicino che vi dice più o meno le stesse cose. La fonte principale, quindi solo una botte di ferro da cui ho preso tutta questa roba, oltre ai libri che vi ho fatto vedere adesso, è il sito della Tolkien State slash painting, in cui trovate indicazioni sui disegni, sulle mappe sulle calligrafie sulle illustrazioni di Tolkien ho finito chi è che riscatta l'applauso per Gabri? ah non possiamo, <ride> non possiamo riscattare l'applauso però l'ho messo, messo io un applauso a Gabri bravo bellissima presentazione bravo. applausi bravo. per Gabri appoggio cocci. e grazie a questa presentazione Alessio e è... Tatranchi si sono iscritti al nostro canale. Grazie. Ah, dici? Sì, con le innumerevoli cose che sono successe nel durante, però insomma. E eh, ho letto e poco. Project, Miri, me e Susanna hanno rinnovato l'abbonamento. Grazie mille. Capone. Grazie, cari. Ah, mentre, mentre vedevo le mappe, io continuo un attimino il discorso. Adesso mh, non so se riesci a recuperarla. A un certo punto tu hai detto, uh, Gabri, no. eh, perché mi è venuto in mente adesso nel, nel ripensare un attimino, a un certo punto tu hai detto che la, eh, la parte di Mordor è stata risistemata e disegnata un po' di volte. Sì, e sì. a me ha fatto, a me è avuto un lampo quando appunto Tolkien cercava di. Eh, pianificare i movimenti delle, 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 dei personaggi della compagnia dell'anello. Adesso c'è nel, nel libro, sono quasi sicuro che c'è, però cerco sì. di spiegarlo un po velocemente. C'è una, una sorta di, di casellario, una sorta di Excel con i giorni in cui Tolkien dice giorno 18, Frodo sta facendo questo, eh, Go Gollum è qui e così via e Aragorn, eh, Aragorn e Legolas e Gimli stanno facendo questa cosa e man mano con questo de, datario cioè con queste date riesce sì. ad allineare i movimenti dei personaggi esatto. eh, in modo tale che appunto possano arrivare a un determinato giorno in, nel posto corretto cioè quanto è la cura di Tolkien anche in questo sì nel disegnare sì. che è come ci sono detti fino adesso è bellissimo, dall'altra parte è quanto c'è il dettaglio anche nel ricercare che i personaggi si possono muovere in determinati giorni in determinati posti anche perché sì. in realtà intanto che va, Gabriele hai capito quale sto dicendo di immagine, giusto? Eh, vabbè comunque certo sì. sto cercando di, di, di rintracciarla perché, perché racconto questo? perché in realtà quando Tolkien aveva il concetto a scrivere quando la storia si è divisa, quando la compagnia si è sciolta, hanno il concetto a muoversi per, per posti diversi. Mm. A un certo punto, Tolkien ha, ha delineato un primo percorso. Se non ricordo male, era Frodo e Sam. Ha fatto questo percorso qui, dandogli dei giorni di movimento. E invece Leg Legolas e Gimli e Aragorn non ha seguito lo stesso filone, ma ne hanno fatto uno nuovo. cioè È partita da momento della compagnia in cui si è sciolta. È andato avanti a un certo punto. Lui ha detto: Beh, adesso devo riunire queste due parti. Ma rifacendo i conti dei giorni e dei movimenti, erano, erano fuori di due giorni. Cioè, tipo eh, Frodo e Sam sarebbero arrivati nel posto con due giorni di anticipo, mm. due o tre giorni con un paio di giorni insomma, di anticipo in confronto di Ghim di Aragorn, della compagnia di Aragorn. E allora, cosa ha fatto? Ha ricambiato la la cosa affinché queste cose qua funzionassero correttamente ecco uh -huh. una parte è quella sì. ma poi ce n'è un'altra che adesso ce l'ho in mente ma non me la ricordo esattamente dov'è eh, eh, forse è questo forse questa eh, no 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 proprio una cosa di excel cioè tipo adesso lo dico in excel però è proprio e un calendario schema. perché uno qui dice la, come dicevi sì, c'è sì, una tabella proprio in cui faceva vedere appunto eh. queste cose qua, però mm, io mi ricordo di averla vista quando c'è stato a Dozza, che io aveva presentato a Dozza. No, quello, quello che dice è stato a Dozza. No, una, un ciclo di conferenze in <ride> cui sono andato che era a Dozza l'aveva fatta vedere questo disegno, mm -hmm. questa tabella qua. Non mi ricordo se però c'è in, in, in Maker of Middle Earth, cioè nel libro che sta facendo vedere Gabri, mi sembrava di sì. C'è, guarda per, per uh, citare quello che hai detto tu: c'è scritto l'autore in questo stadio della lavorazione era molto preoccupato che Frodo raggiungesse il Monte Fatu nello stesso momento in cui inizia la battaglia al Nero Cancello. A tale scopo, riportò su uno schizzo elaborato della mappa le distanze tra i vari luoghi e i vari tragitti della strada percorso ogni giorno da Frodo e Sam. Mm. Sì, però lo dice parlando di questa che ti ho fatto vedere lo schema a tabella qua non l'ho trovato vabbè basta non... eh, lo no. troverai in caso lo ricercherò con calma No, ti, ti crediamo eh. non è che non ti crediamo <ride> solo che Ma adesso lo cerco anch'io questo Excel che ha scritto bisogna <ride> <ride> chiedere chiede a Oronzo sicuramente lui è la formula lui ha di Tolkien, sicuro. L'Excel yeah, Tolkien. Ce l'ha lui. anche me. Mi A Capodanno, quando giocherete a Trivial, chiedet Papers. <ride> chiedete ai vostri amici i fiumi del Benin. Sì. e loro diranno Anduin, Itiduin, Poros, Eric, Sirith sicuro, già me lo vedo a capodanno <ride> esatto. i sette fiumi dello Shiriand <ride> gli affluenti di destra e di sinistra eh. mm. okay. bene, bello okay. ci Bravo sono bene, domande? davvero, bella, bella presentazione mm. è vero, Grazie qualche cari. domanda, qualche, qualcosa, qualche curiosità in merito così non troppe Corso, perché, perché io Gabri. mica... Gabri li ha stesi tutti. Mm. Stanno dormendo. No, 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 vero, non è vero. Icci, hai qualche domanda per Gabri? No. Secco proprio. Ah, tutto molto chiaro. In questo casino... Sì. Infatti, chi è? Sì. Era Pierre forse. No, sarei stato te, Luke. No, io sono fermo immobile, a sto giro Ma non, non ci credo neanche se è vero, guarda. Sto cercando ne <ride> io nel libro quella cosa lì che dicevo. Trovala, trovala. La c'è ce allora. eh, cerco di trovarla intanto, eh. Allora, chiaramente se violog è <ride> chiaramente <ride> la conferenza di Dozza era su Zoom Tolkien intervenne dalle Maldie. Eh sì, eh, che, sì, che, che frequentava abitualmente eh, al massimo, è andato a, a Bornemouth. Quindi figurati. Dave Brown, Bear fa una bella domanda: cosa veniva prima, i disegni o i testi? Eh. Uh. Mm. credo. I testi dipende. Mm, in non realtà, cre credo dipenda. Alcune volte prima i testi, alcune volte prima i disegni. Ma don, cioè, non, è non sono d'accordo. Prima le mappe. Sì, beh, però possiamo catalogare nei disegni? Sì, certo, sì. Sì. sì, sì penso di sì. Mm. Io non sono d'accordo. A riguardo di cosa? Di che che in alcuni casi vengono prima i disegni. Perché? E perché? Perché per una questione di forma mentis. Eh, fin, da, fin da piccolo, eh, Tolkien era abituato a disegnare ad, ad illustrare ciò che imparava. Quindi prima imparava, poi disegnava. Eh, tra, traslando questa cosa nelle sue opere, prima scriveva, poi rappresentava. Sì, questo è vero. Eh, però, appunto ci sono Grazie. delle eccezioni: sì, però ci sono delle eccezioni eh, legate a, soprattutto alle mappe. Le mappe spesso, come abbiamo detto prima, Gabri, gli servivano anche per avere un'idea di quello che ecco, andavano. Ma prima non, far... non dovevo, prima non dovevo cioè, prima non doveva scrivere quello che facevano, dove andavano, per poi rappresentarlo nella mappa. Non è detto? Non, no, non è detto: non sempre, non sempre. Non è detto, magari alcune volte aveva bisogno di, come dicevo anche prima, disegnare quell'istante, quella cosa perché gli serviva che fosse disegnata, perché altrimenti si perdeva via. E poi la rappresentava scrivendo quel disegno. Cioè... Ma le mappe non sono dei veri e propri disegni, e cartografia, quindi non c'entra, grazie <ride> <ride> bene. Allora no, chiedo se ho scoperto cosa c'è scritto. Cosa dicono le rune sulla copertina dell'obit? Allora chiederei di proiettare la copertina oppure la proietto io? Proietta io. tu. Io... Nel frattempo, ringraziamo Gabriele 00 che ha rinnovato l'abbonamento per il sesto mese. Grazie davvero. Ecco qua la copertina. Allora, qua si vede? Sì, no, ma si vede di sotto. No, forse era meglio prima. Così. Ecco qua. Allora, c'è scritta una roba del tipo um, The Hobbit or There and Back Again. Mm -hmm. uh, e fin lì ci siamo. E poi c'è scritto, perché non me lo sono segnato? Uh, tata -tata. Aspettate, eh, perché ce l'avevo, ce l'avevo. And back again, eccolo qui. E poi dice: eh... Allora, qua c'è una parola che mi è un po' strano il significato messa qui così. Perché c'è scritto being, being, um, che è una coniugazione del verbo essere, mm. e il resto dice the records of the years. Quindi sì. il um, ov quella lì, aspetta che voglio vedere quella runa se effettivamente corrisponde. Uh, uh, eh. Quella è una S, quella è una R, quella fa, sì, Iars. Sì, mh, sostanzialmente. Mh, eh, non so, traducendo in italiano il, il diario degli anni. I record degli anni. Sì. Una roba del genere. Una roba di questo tipo qua. Non ho guardato sopra eh, e di lato. Onestamente, non, quello non l'ho fatto. però sotto c'è scritto quello ecco. bene. Reso conto degli anni, brava, brava Susanna. Reso conto è più bello. Si, sì. no, non è preceduto da, da Human. Non c'è scritto, no. quindi così. Questo, questo è quello che c'è scritto, una sorta di titolo e sottotitolo dell'Hobbit, però scritto traslitterato in runico bene. Sara ci scrive registrazione. Sì. Sì, però non è proprio tanto registrazione, sì, forse il resoconto è più corretto in questo caso. Un resoconto scritto. Sì, resoconto è sì. sì reso resoconto direi che è la parola giusta. Allora, Luca ha trovato la mappa che cercava. Io ho trovato questo, questa tabella eh... che dicevo. Ah, la tabella di Excel. Eccola. Bellissimo. Vedete, eh, come vedete qua in alto appunto va segnato gli orchi e i nemici, gli uomini, Gandalf, la, so questo qui è uno, ma ho comunque altre tre o quattro mappe. Come vedete c'è la data, il giorno, sì. eh, mm. il mese addirittura, nel senso che qui c'è scritto proprio febbraio 26, che cosa sta succedendo, cosa, come ci si muove, giorno per giorno, giorno, per giorno proprio per sì, evitare sì, sì. che, eh, no meglio, non per evitare. Ma per fare in modo che i movimenti dei, dei personaggi eh, stessero, facessero delle, dei movimenti affinché si si ritrovasse poi nel tempo giusto. Esatto. C'è un momento in cui riscrive e fa uno schema perché si era accorto che le fasi lunari che aveva scritto non coincidevano con lo sviluppo della storia a partire da, dal momento in cui Sam nota che la Luna aveva cambiato eh, ciclo. Quindi, per, pensiamo no? il tipo di, di lavoro che c'è stato dietro a questi appunti insomma. esatto, proprio questo che dicevo io Adesso, questo qui non si vede sì. bene, forse è questo comunque cioè... attenzione lì Tolkien scrive company e non fellowship sì attenzione. attenzione the company of the ring sì sì ma secondo me qua si sta parlando ah no, Frodo e Sam, qua c'è un Frodo e Sam si legge male ma c'è scritto Frodo e Sam sì la compagnia dice tipo, compagnia 6... Le borme, Galadriel... Poi è troppo piccolo. Eh sì, no, ma, no, no, ma è proprio Addio, piccola l'immagine. Qua c'è un'altra, però vedete che appunto quanto è attento alle date. Sì. Eh sì, 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 per forza. sì. Sì, doveva coincidere e essere realistico esatto. con un viaggio, diciamo, di, di un anno. Allora, ci fanno notare sia Andrea che Renzo, che uno su Reddit e l'altro in Tolkien Gateway, hanno trovato la traduzione completa della copertina. E dice: oh. The Obitor there and back again, being the record of a year's journey, quindi anno eh, di, del, del viaggio di un anno. Però l'apostrofo sì. lì effettivamente non c'era, quindi mi ha tratto in inganno, lì nella, nelle rune non, non era rappresentato. Made by Bilbo Beggins of Hobbiton, compiled uh, from his memory by J.R.R. Tolkien and published by George Allen and Unwin Limited. Quindi uh, bella questa cosa qua. Mm. Del, uh, fatto da Bilbo Beggins di Hobbiton, ma uh, scritto come dire da, dai, dai ricordi di Tolkien, bello. Mi piace sì, che cioè, parlavamo anche questo weekend con Roberto Fontana. Di... Sì, di è, è quello che abbiamo detto anche nella live sul canone. No, era questo gioco del lui Montava. che era un compilatore e che aveva trovato questo manoscritto, un po' Manzoni, la Manzoni, questo manoscritto. Sì, sì. E lo riportava, lo riportava, alla luce, esatto, esatto. Molto molto bella questa cosa! Sempre piaciuta mm. allora. Sì. Direi proseguiamo con ci ha già preparato tutto il, il materiale Quindi ce lo può condividere eh, Proseguiamo con un po' di eh, notizie Che arrivano da, da Lord of the Rings on Prime Seconda stagione perché E sì. stati... non solo perché in realtà Non solo Partire da un'altra cosa C'è anche giusto, la terza ris Giusto rispettiamo la, la scaletta Come se scaletta che non è stata fatta, i quindi... dettagli, dettagli, ah dai. eccola qua, ma, no, eccola ma qua. G -G -G sì. non devi dire certe cose, lo sappiamo benissimo come vanno le cose <ride> nel backstage, qual è il problema? Scusami, perché eh, è stata annunciato una nuova uscita sì. degli scritti del, del professore. Sì. Uh, the Battle of Maldon con uh, The Homecoming of Birdnot. Sì, The Homecoming of Birdnot è, è sempre il ritorno di Bernot figlio sì. di Bert È quello. Sì, sì è no. quello. È lo sciogli lingua maledetto, non riesco mai a Sì, uh, <ride> però a bella in... figlio di Apollo faccia una palla di pelle. Ah, no, non è no, quello. <ride> <ride> no, figlio di Cmer. figlio di Khmer della tribù di Star. scusa, ecce, scusa. <ride> Sì. che una volta Termina, che sta parlando io, insieme. non lasciate parlare hai ragione, ragione, hai ragione. scusa Vai, per Vai, la ci. prima volta uh, sono stati messi insieme questi uh, questi testi in uh, un singolo volume in cui tra le altre cose ci sono anche dei testi uh, ancora inediti mm. sì. e di cosa yes. parlano questa battaglia di Maldon e il ritorno di No. E, um, Pierre. <ride> allora, non, ehm, non leggere. Diciamo Pierre, che non la... Leggere. La... Ah, Ti vediamo ah. che leggi. Eh. No, 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 ma io non sto è leggendo te te, eh. eccolo lì. Sì, sì, eh, quella la conosciamo. Ovviamente. La, ehm, <coughs> la, la vicina di Bertot è già, ha avuto già un suo volume separato e diciamo c'è questo anno 991 dove c'è questa grande battaglia eh, dove appunto gli anglosassoni si difendono dalle invasioni eh, vichinghe e c'è questo duca ecco ehm che fa diciamo combatte questa battaglia eh, sul fiume Blackwater vicino a Maldon appunto nel eh, nel Essex e praticamente l'attacco è diciamo la battaglia chiave di, quel, di quell'epoca eh, e c'è un poema che ne parla appunto la battaglia di Maldon che Tolkien ha riadattato eh, come ha fatto già con altre opere ehm, diciamo, della tradizione anglosassone o medio inglese come la caduta di Artù per esempio e qui fa lo stesso però c'è in più questo testo Behrtoth, che è importante perché Um, qui c'è la critica di Tolkien al mito della bella morte dell'eroe che si getta nel pericolo invece di salvare i propri uomini. Eh, ci sono questi due scudieri che parlano tornando dalla battaglia, che è nata in disastro, perché eh, appunto il loro duca ha deciso di <coughs> compiere una battaglia campale invece di conservare le forze. E uno dice: eh, Quanto è bello morire così in battaglia, invece l'altro, più vecchio, il contendente, dice: No, guarda che la guerra: in pratica, la guerra fa schifo, in soldoni. <ride> è meglio difendersi e conservare tutte le forze invece che. E quindi è importante questo: è importante perché poi fa parte di questo grande tema che tocca anche la figura di Boromir, per esempio, o anche di altri come Turin che si gettano, diciamo, soprattutto Turin, no? Che fa battere un ponte per salvarsi per combattere e invece quel ponte era la salvezza era la salvezza e quindi <coughs> bello vederle finalmente assieme bello vederle finalmente assieme queste due opere che sono strettamente collegate sì perché ovviamente la battaglia è il prequel diciamo di sì esatto è, è, è l'antefatto del racconto di Bertolt, figlio di Beortel esatto Bello, molto interessante. Questa sì, sì. Un sì, altro sì. bel pezzo da, da avere sì, in, nella, in libreria. Sì. Arriva sì. il 23 marzo 2023. In sì. Universe, esatto. Ovviamente. In inglese. Notizia, notizia importante: è comunque editato da un altro studioso molto importante di Tolkien, che adesso è uno dei maggiori, cioè Peter Gribauskas, eh, che è uno di quelli che adesso sta venendo fuori tra, tra i giovani, tra virgolette, insomma. Molto 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 interessante, questo lo, sì. lo seguiremo sicuramente poi magari, tanto so che qualcuno di voi lo comprerà e quindi faremo sì. una, una recensione poi sì. da lì a poco. Assolutamente sì. E, prima che, che qualcuno in chat lo chieda, perché di solito lo chiedono, non si sa ancora niente di una versione italiana e no. no. se anche venisse fatta, credo che co così come... Sì, The Fall of Numenor e anche Nature of Middle-earth arriveranno dopo mm. uh, mm. la history quindi, sì. quindi vorranno ancora un anni. po' di anni sì, sì esatto, tocca aspettare ancora un po' eh, brutta, però, storia, brutta storia però non si sa mai perché sì, poi non si periodo... sa mai magari, magari qualcosa lo traducono anche prima in mezzo sì. alla history sì, però... anche perché cioè mi verrebbe un po' strano pensare che magari ci sono tanti libri in inglese, un'ipotesi mia, ovviamente. Uh -huh. Ci sono tanti libri in inglese che possono essere tradotti, però, con questi 12 libri ancora da tradurre, fermiamo, una, fermiamo tutte le traduzioni italiane. Perché prima finiamo la home, cioè non so se può essere vantaggioso o svantaggioso avere questa, fare questa scelta. No, dire potrebbero mezzo. essere due progetti diversi. Cioè, eh. la home è un co una cosa, però una pubblicazione per dire della, um, della natura della Terra di Mezzo o della La di Numenor potrebbe esserci lo stesso. Sì, 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 sì poi non, non so se futuro. magari la, la, la questione è, adesso ne tiro fuori un'altra. Un'idea è che magari facendo uscire fuori un numero in italiano mm. potrebbe, la, la gente potrebbe pensare, ah, ma è dentro il ciclo della home questo libro qui, e magari ci potrebbe mm. essere questo. Confusione, eh, questa confusione esatto Qua sì, sì, però è sì, sì, sì. un'ipotesi eh? ma secondo me basta mh, mettere una copertina ben diversa da, da quella della history e... sì, beh sicuramente sarebbe una buona scelta auspicabile. <ride> spiccabile sì. questo è figa si al super perché questa, sì, questa sì, copertina Veramente bello. Ricorda un po' la copertina del libro sì. sui Vichinghi che ha pubblicato Tom Shippy, eh, il suo testo proprio suo. Un po' me lo ricordo. Che si quel volume? Eh, eh. Allora lo sto andando a cercare, vediamo un po'. Il titolo mi sfugge in questo momento. Che cosa, scusate, mi sono perso. Laughing Shall I Die? Lives and deaths of the Great Vikings, quello? Mm. Se penso sia quello, mm. Bello, sarebbe interessante. Che... Eh, si scopre okay. Uh, okay. Okay. ok, passiamo A alla prossima. Uh, <ride> A Bompi fischieranno le orecchie. <ride> Ciao, Bompi, <ride> che, ci che ci sta ascoltando. Grandi, <ride> grandi. Da cosa vogliamo partire, dai leak o dalle notizie ufficiali? Dai leak no, ufficiali. Dal, dalle notizie ufficiali, dai. Ok. okay. Anche perché poi i leak saranno luogo di, dis di discussione, quindi facciamo le cose serie. No, partiamo... no, anche la, la parte... Anche <ride> ufficiale c'è una discussione, Ufficiale C'è almeno <ride> una, quindi... <ride> sì, uno soprattutto. Sì, però almeno essendo ufficiali non possiamo muoverci più di tanto, cioè di dire esatto, quello è, esatto. questo è. <ride> Hai ho visto? Fatto. Hai visto? No, 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 oh, falla vedere dopo. Me. Falla no, vedere no, dopo. È dopo, dopo, quei meme. Quei è già mamma mia, mamma mia. Il meme, il meme, ragazzi. Allora, iniziamo <ride> così. Iniziamo sì. con Amelia. Il nuovo acquisto perché, biondo. Allora, è? Nel, oh, nel, nel, oh, per... la, vi, vi annuncio è che è è la mia metto, nuova preferita nuove... Ok, però per, di, diciamo un attimo cosa è successo in queste ultime settimane: eh, esatto, sono esatto. stati annunciati un po' Molti. 15 Molti. nuovi sì. attori per la seconda stagione degli Anelli del esatto. Potere. Esatto. A quell'attimo, proprio breve no, Bray, Bramber se ne va. No, resta, resta, dai! Ma perché? Resta. Ma cioè, allora. No! Allora, vale. Perché? <ride> Vabbè, magari avrà da fare domani, che devo dire? Eh, sì. <ride> eh, infatti. Sì, comunque. Eh, lei è Amelia Kenworthy, sì. una del, delle attrici annunciate. Esatto. È, ed è oh. una esordiente a livello cinematografico e seriale, eh, però... Mh, fa già teatro, quindi eh, insomma anche una, pur giovane, molto giovane, ha una certa esperienza. Dopo... Io sono innamorato. Eh, bi bis bis eh, bi bisognerà vedere, bisognerà vedere che attore, che, anzi, che, che, che personaggio interpreterà, però diciamo che la somiglianza con Morbid Clark non è peregrina, ecco, quindi ecco. chissà che punto non si possa vedere. Sì, c'è chi suppone possa essere una versione di Galadriel a metà tra quella sì, del... Tra quella sì. bambina e quella della Morphe, sì. e c'è chi invece pre preferisce l'idea di Chelebrien, sì. che di fatto è eh, un viso che potrebbe dare adito a un personaggio elfico. Eh sì, sì. sì, sì. spiace di troppo. Tra l'altro, ma... eh, questo renderebbe molto intrigante tutto il discorso di come Galadriel può essere separata dalla famiglia. Eh, con figlia già, già non so se, se arriverà alla fine della seconda stagione, può anche darsi, eh? magari scopriamo tardi. Però stiamo tutti ipotizzando perché potrebbe anche essere una versione di, della sorella di Nori, alcuni dicono, eh, con un salto temporale. Potrebbe eh, anche no. fare l'orchestra. Eh, esatto, potrebbe anche fare l'orchessa esatto. Lo spreco però. Lo spreco però. Con sì. tutto il rispetto, Questo... per... se su dovesse succedere una cosa del genere, avvierei una protesta formale, <ride> ecco <ride> sì, anche io. In quel caso, sì. In quel caso sì. ok. Eh, insomma, lei, dai. Abbiamo io comunque, aspetta, Io vedo che nella chat gli ascoltatori stanno insomma, stanno, stanno? Sì, stanno leggendo questa attrice a nuovo. Non so, piace a tutti. Eh. Eh, ecco. Beh. Okay, bravo, sì. mi fa piacere. Stava, piace. stava trovando le piace. parole anche lui. Eh. Sì, no, io, non ce io guardo gli occhi e perdo le parole. Eh, ragazzi, ragazzi, tanta roba, effettivamente. Allora, eh, diamo il benvenuto a Bloody Eight Evans che ha messo il follow al nostro canale. Sì. Grazie mille, benvenuto. Gabriele oh. dice, Ma Gabriele è qua. <ride> <ride> Sarà la sorella di Nori cioè Dori. Ma non potevi dire, non volevo il suicidio, e poi manca il fratello Ori, così è sì, allora, qui Questo abbiamo... È... Forse... Questo è il Daniels Non è il Finger? Finger. Sì. No, non è il Dito no. È, è Golfinger. No, quello <ride> è eh. Ci assomiglia. No, è uno dei, dei tre più famosi dei nuovi acquisti ecco, del cast, mm. sicuramente. È Ben Daniels. Recentemente, per chi ha visto The Crown, uh, la seconda stagione. Eh, ha composto una coppia notevole con Elena Bonan Carter perché era diciamo il, il marito fotografo. esatto era bravo era il marito fotografo della sorella della regina Elisabetta insomma mm -hmm. che allora, sceglie, scoperto, ecco la... quindi questo borghese e lui è molto bravo a fare tante parti nella sua carriera fra il mellifluo e il viscido quindi qualcuno suppone anche io mm. Che possa essere l'altro volto di Sauron, cioè Anatar. Eh... Ahia. Ah. Ecco, non, non lo so. Magari un altro, magari Kirdan per dire. Ecco, eh, però insomma. È un mm -hmm. attore non da poco. Non da poco. Un buon acquisto comunque. Mo, ottimo acquisto. Poi abbiamo Calam Lynch giovane attore. Anche lui però ha già una bella una parte importante in Mrs Wilson, che se non l'avete vista ve la consiglio, eh, perché è una storia pazzesca, è Una storia vera della mh, della nonna dell'attrice Ruth Wilson, che è un'attrice famosa che ha fatto queste oscure materie e altre cose, e lui faceva il figlio di, di questa questa Mrs Wilson, e quindi ma lui Già. ha una faccia conosciuta cioè Sì, faccia è, conosciuta. è comparso in varie produzioni effettivamente. ha fatto anche il film 1917 film sulla prima guerra mondiale eh, era uno dei soldati nella trincea quindi mh, ha fatto varie parti effettivamente quindi stiamo a vedere questo volto è stato messo a confronto nei giorni scorsi con il volto di Martin Xocas cioè di Celeborn eh, effettivamente una vaga somiglianza c'è ma, ma non sono convintissimo io, sinceramente. No, neanche io sta... no. No. lo vedo più come una Narion. Se se se, ecco, se è, il vong è la vongola, lui, che è. Eh, no, sì. dai. Non c'ha da vongola, dai, faccia la faccia da vongolino amoroso. Che schifo che schifo la faccia la vongola. Come la vongola, sì. dicevano anche, sì, proprio così dicevano, guarda. Roberta Insomma. chiede: Forse mi sbaglio, ma non ha fatto l'episodio di DW ecco, Che, che, no. che, che cos'è di W? Non so, so cos'è. Non sai cos'è DW, di perché cacchio. Ma come i giovani d'oggi che parlano tutto l'acronimo, cioè non è, che... è che non conosco. Vabbè, non, eh, tipo, se metteva TWD era The Walking Dead, lo certo. conoscevo. DW, onestamente. Dottor Gua oh, ah, è vero, 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 vero. Hai ah, ragione. Cazzo. Sì, sì. Fatto una parte anche lì è vero, quindi insomma è comparso varie volte Io sono... <ride> la faccia da Totoro Seiwa. C'è la faccia da Totoro, non da Vongola. Questo scusate, cattivo, <ride> oh, e questo è Gabriel Akfundike <ride> già visto? Che... Dove in Game of Thrones, uh... eh, una piccola parte. Era uno dei, diciamo, dei, eh, dei soldati sulla nave su cui Daenerys, poi credo, partiva eh, per... eh, Questa qua non mi piace, questa, questa cosa non eh. mi piace. Beh, cosa? comunque, guarda, abbiamo già avuto Roberta Aramaio che ha, ha partecipato a Game of Thrones e come Erron è stato eccezionale. Quindi, vero, vero. magari porta bene questa cosa in questo caso. Quindi, non so, potrebbe essere chiunque. Eh, da un uomo noreano per dire ma anche a un uomo dell'est un futuro nato. Mm. Eh, lo scopriremo solo vivendo allora sì esatto oppure anche un orco voglio dire eh, chi lo sa tra un annetto e mezzo lo scopriremo lo, lo scopriremo, lo scopriremo. Così Qualcuno tardi? era eh. di lui che si diceva che poteva forse magari essere il padre di Tio eh esatto ah, sì. mm. eh, sì. ah, non no, ce la faccio una... così cattiva però dai perché deve avere uh, la faccia cattiva no cioè, è, era un altro cattivo, era credo un altro. fosse un altro quello mi Va sa che viene dopo credo. ah ok ok Sì, forse, forse... questo è un po' giovane ecco invece questo è uh, un attore indiano Gavi Singh Cera che uh, di, di recentissimo è stato visto in una serie che è uscita anche su sky The Lazarus Project che è uscita proprio due, due mesi fa non Ma visto. una parte, così insomma è, è abbastanza esordiente anche lui, però ha un viso: diciamo che, diciamo che ha un'etnia che è simile a quella di Maxine Boldry, perché Maxine Boldry ha, ha diciamo, eh, un'etnia misto inglese-asiatica, quindi potrebbe anche essere anarion eh, come volto. Come <coughs> Io lo vedo come, come, lo vedo come un numero reano in effetti, eh sì, eh sì. Sì, sì, quindi molto interessante, effettivamente. salutiamo oh. i numeri reale. Però poi nessuno dei, due, nessuno dei due figli però poi assomiglia tantissimo ad Elendil. No, forse più alla mano. Eh, onestamente a Naryon me, me lo aspetto più somigliante a Elendil, onestamente. Forse sì. Poi abbiamo Kevin Eldon, che è uno dei portatori di Hot Fats, che è un film comico di, insomma, di un po' ah, da anni Outfall, fa sì bellissimo sì, esatto. la, la, la una trilogia, trilogia, trilogia del cornetto esatto la trilogia del cornetto Ebbene eh, sì. sì si chiama così quindi soprattutto questo è, è un volto interessante per questa serie secondo me perché potrebbe essere qualcuno di importante eh, non lo so Ma, scusatemi da mi dispiace questi... interrompere questo momento serio Pier ma eh, ho bisogno di saperlo ma la trilogia del cornetto sta insieme a cappuccio e caffè toni bannatelo Madonna. bannatelo io posso porre le mie dimissioni dopo questo <ride> io ti seguo no. Pierre. Pierre, io ti seguo no, se, vuoi chied... se vuoi puoi chiedere quelle di toni ok no 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 però quella... se iscritto puoi se sei iscritto puoi farlo giusto giusto è vero eh, insomma, eh, diciamo che vista l'esperienza di mm, Lenny Henry che veniva da, da, dalla comicità eh, e ha fatto molto bene Sadok, eh, chissà che quest'attore appunto non porti yeah. un'esperienza simile. Allora, Andrea su di lui dice... Sì. Di eh, allora, dov'è, dov'è, dov'è? Aspetta, è eh, che c'era un messaggio, me lo sono già perso. No, eccolo qua. Uh, Eldon ha fatto un sacco di commedia. Chissà se sarà un Arfoot o un nano. Uh, e poi eh, il sì. aggiunge e se fosse Narvi? Mm. Io su Narvi ho un'altra ipotesi, ma, ma potrebbe anche essere lui, effettivamente. Potrebbe, sì. È, è un papabile, diciamo. È un papabile. Sì, sì, un papabile. Mm -mm. sì, sì potrebbe, potrebbe anche essere, effettivamente. Oh, poi qui... Eh, abbiamo tutte brutte, eh, posso dirlo. Esatto, esatto, prendono tutte orribili. Tutte cesse proprio, guarda, eh. dopo Dopo quella CGL mettono a posto tutte è... queste persone. correggi e... correggimi se sbaglio, Taul, giusto? E lei, giusto? Taul... No, scusa, 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 scusa un attimo. Tu Pier che chiedi correggimi se sbaglio. Eh, ha sì, già fatto al sono, sono eh, lo so, 15, ho sentito eh. quello. Sì, sono sono 15, 15. Ma ha detto che se no? sbaglio, ma l'ha detto giusto lo stesso. Esatto. <ride> Vabbè, era una citazione a me che non c'era. dai eh, ecco. sì, esatto. ehm, Piccoli ruoli anche lei, comunque già in qualche produzione importante come The Rocketman che è la storia di, eh, di Elton John, praticamente, mm -hmm. la biografia di Elton John. E lei era in questo sì. film. E, e quindi, insomma, anche qui sembra una donna... Mi verrebbe da dire delle Southlands o chissà di Run visto che vedremo Run. Ecco, Magari vedremo anche. Rune, quindi potrebbe essere qualche personaggio che sta laggiù e chissà se è già sotto il controllo in qualche modo di Sauron oppure no. Ecco. Insomma, Susanna io... scrive donne belle, ma noi donne. Vorremmo qualche bel ragazzo in più, ma allora, sono la maggior parte. Guarda, questo, guarda questo, che bello! Questo cazzo allora... la maggior parte uomini, accontentatevi. No? Cioè, insomma, eh. Quello che eh. arriva è bellissimo, perché <ride> è Nicola Dolson, ovvero Posca di Roma, è il suo ruolo più importante, ha passato la storia un po' come lo schiavo di Giulio Cesare in quella, quel capolavoro di Roma, ha fatto tantissime altre cose, è un attore che... Eh, si ritrova un po' dappertutto, cito un'altra serie in cui era assieme a Joseph Mole, di cui parleremo poi dopo eh, Ripper Street e altre produzioni, insomma, Bertinotti. dalla stazza, <ride> come dalla Bertinotti? Bertinotti. <ride> e dai <ride> esatto. no? Allora, dai, da guarda, allora, Bertinotti Cos'è? Ma la stanza sembra un nano. Potrebbe Ma essere un nano. Anche lui imposta con, uh, con Celebrimbor. Dai, smetti No, la Questa mia... era la mia altra ipotesi per Narvi. Eh, potrebbe sì. essere lui. Sì. Sì, 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 anche io appena l'ho visto ho pensato a Narvi. A me invece sapete, dà l'impressione che potrebbe essere il capo tribù di un altro clan nomade di Harfoot. L'equivalente di Sadok, però di un altro clan. Nomeni... Nomeni ah. di perché secondo me, secondo me, e questa è una cosa che mi era venuta in mente par eh, parlando con, con altre persone riguardo al fatto che questo clan di Harfoot ci, so mm. ci sono, come dire, Harfut di varie etnie, no? nonostante siano un gruppo unico, e che secondo me vari clan ogni tanto si incontrano <ride> e magari si mescolano sì. fra di loro, magari esatto. qualcuno decide di cambiare di cambiare clan, andare con un altro e così in questa maniera si mescolano e mi dà l'impressione di essere un nuovo Sadok. Potremmo incontrare magari il clan che darà poi origine alla famiglia di Gollum, per dire Ah, la donna di è, è il nonno di Gollum è il nonno bis di Gollum o oh, forse è il bisnonno è, il, è è il bis padre della nonna. nonna io, io vedo, vedo già Ivano che quel, quel giorno in cui scopriremo la nonna di piange. Gollum è già là così che salta sulla sedia che la sta è, guardando tipo, è il What? nonno della nonna di Gollum cioè esatto. sarebbe da sentire fare la reaction su Ivano la reazione di Ivano che si guarda tutta la puntata con la donna di Gollum quando esce. Lui, oh! Sì, bellissimo, bellissimo. E insomma, comunque è, è, è un grande attore questo qui, quindi eh, sono personalmente molto contento della sua acquisizione. Allora, abbiamo, abbiamo qualche commento. Allora, Gabriele, l'elfo stempiato non è canonico. Oppure i buchi <ride> ai capelli argentati. E Celeborn, Eagle mm, sì. Scream, <ride> secondo me è Amandil. Eh, uh, eh, poi Euridice forte. ci scrive lui i personaggi Sirdan, eh, Kirdan sicuro Anarion Celeborn e Narvi molto probabili più este possibili Silvani sì, sì queste sono sicuramente personalità che vedremo secondo me sì e, e poi Yamandil non lo escluderei. e basta il basta, papà questa... di di Elendil potrebbe esserci in questa seconda stagione perché sì. no perché no mm. Andiamo andiamo, sì. ich, andiamo, andiamo, Oppure voleva ah, ecco qua. qui oh, abbiamo eh, lui... Oliver Alvin Nielsen eh, che ha fatto alcune serie TV britanniche, tra cui Collateral, che è una serie molto interessante è uscita nel in 2018 e quindi insomma, anche lui qualche piccola parte, anche qui potremmo appunto essere di fronte a un abitante di Run, partire, ma anche non è detto perché abbiamo visto anche a Rondir, che insomma è un elfo, quindi chissà che non, ci, che non sia un, un altro oh, io... elfo simile appunto da Rondir. Pierre. Infatti, pover, eh, bisogna dire che quest'attore ha subito ricevuto sulla sua pagina appena c'è stato l'annuncio una pioggia di insulti, eh, eh, quindi, ho eh, ho stavo quasi per dirlo, stavo quasi Beh, per dirlo cazzo. perché Pierre, yeah, yeah. quelli di Lun sono popoli essenzialmente. Di negativi no, non negativi. Sono schiavi. Schiavi di ecco, Sauro, allora, perché allora, visto, le visto le ultime polemiche sì. eh, che sono scaturite per altre serie TV, bisogna sì. stare pure attenti a non, a non far fare agli attori, agli attori di colore parti da cattivi, certo, certamente. Perché se no si scadono all'inferno pure lì. Sì. Mm, si può anche come dire ovviare, e loro l'hanno già fatto bene perché nelle Southland abbiamo visto persone di tutte le etnie, perché lì alla fine la popolazione spesso diventa schiava e non è che è cattiva. Esatto. Quindi anche fare questo è stata già una scelta intelligente. C'è una scena in cui si vede, no? Sì, glieli butti basta più, dice. Sì, si vede questa attrice nera nelle Southland, no? Sì. Eh... Eh. C'è un'inquadratura, quindi... Sì, sì. Potrebbe Beh, però, essere... eh, abbiamo fatto da poco il Watch Party, signore. Si vede sì. anche a Ponte Lago Lungo, un sacco di gente di etnie diverse. Sì, sì, ne sì. All'epoca nessuno ha gridato allo scandalo e eh, vedendo di sì, so. Jackson. No, vabbè, non è, una, è Non si rompessero tanti coglioni. Eh. No, di ha ragione su una cosa: su una frase passata, ma è un contesto di. Cioè è nel 2020, adesso che si sta parlando di politically correct. Di... Sì, eh, sì, eh, sì. Però una cosa è il politica e li tu una cosa è voler essere puristi sì, senza... E questo è, è vero, dall'altra sì. parte però, sì, come, come ci siamo detti, no, che magari anche già e Signore D'Anelli c'erano persone di colore, non ce ne siamo accorti. Non è che non ce ne siamo accorti, l'abbiamo visto, mm. ma abbiamo pensato che fosse una cosa normale. Sì, Adesso certo. con questa mentalità delle minoranze, le masche... Allora tutto Capisco. è espanso, è, no, è, cioè, sì, è esatto. rilassato. Cioè... Prima ci sembrava normale, adesso invece tanti la vedono come una forzatura, anche se una forzatura non è. Allora, esatto. la verità, sapete, la verità sì. sapete qual è? Che oltre a quello che ha detto Luke, c'è un'altra cosa, che ormai lo sport preferito dei, dei, dei telespettatori di serie TV è criticare a priori tutto ciò che si vede. Sì. Cioè, è diventato, è diventato, ora sta, è la, adesso a parte di scherzi c'è pure la proposta di farlo diventare sport olimpico eh, essere odiatori seriali di qualche cosa yes. <ride> cioè, esce una serie tv c'è cioè il blocco degli odiatori fissi sì sì infatti. allora non voglio nominare le, le serie tv però c'è una serie tv che è stata scritta benissimo è divertente è, eh, bravo l'ho pensato anch'io è tutto, cioè ha tutto di positivo, scritta bene, gli attori della Madonna, c'è cioè, gente che sta recitando benissimo, no, ci deve c'è il blocco di odiatori seriali perché è scritta di merda, non è vero, gli attori non sono attori, non è vero, cioè basta. Sai che adesso dico una cosa a proposito di questa cosa qua, dopo che direi di chiudere, una delle serie TV uscite adesso che sta facendo il boom, non dirò sì. quale, ma tanto penso che si possa capire sì, sì. quale. La stessa Vabbè, ma dillo. È io. stata è denunciata perché... Ah, è, certo, sì, ecco. È quella, esatto. Notizie per... di pochi giorni fa. Sì, sì, ma già da poca uscita, perché due attori eh, di, colore, giugno eh, giugno sono attori di messi, colore sono stati messi eh, in una cattiva luce e quindi sono stati sì. denunciati sia la casa editrice, sia l'azienda la, 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 produttrice, la compagnia che ha messo fuori questo telefilm e il regista. Tutti, tutti. Ma De, qu quale serie, serie è? è? Allora, diciamo, è stato ah mercoledì. Beh, è mercoledì. Wednesday, Wednesday, Wednesday. Mercoledì. 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 Poi tra l'altro, questa cosa che ha detto Luke è, dimostra che queste persone non hanno visto la serie. Perché questo personaggio, Bianca, eh, la sirena, in, in realtà non è assolutamente un personaggio negativo. È un classico personaggio... Adolescente che ha le sue criticità e che col tempo passare delle puntate diventa addirittura uno dei migliori personaggi. Ecco, allora, eh, io, ecco. Più che, io più che personaggio negativo l'ho vista come la classica antagonista. Esatto. Eh, no, e infatti, infatti, il discorso che è uscito da questa denuncia è stato il fatto che hanno messo questi personaggi di colore come antagonisti, cosa che non si può fare. Io, nel no, allora, pensiero, verità, aspetta allora, un attimo: la... scusa un eh. secondo. il discorso che ho fatto io a queste persone è stato, cioè, queste persone che ho, a cui ho ricevuto, io ho visto serie TV e dico una cosa, sì. ma comunque contestualizzata nei, nei ragazzi di 17, 15, 16 anni che sono adolescenti il sì. bullismo non è bianco o non esatto. è nero cioè, cioè, o meglio, riformo la frase non è dovuto al fatto che i bulli sono di carnagione chiara o di carnagione è scura esatto. il è sì, sì, generale sì. quindi non sì. c'è un problema di uno o l'altro, è lì perché è contestualizzata in quel tempo con i ragazzi di quelle persone lì non puoi mettere quella cosa lì a ah, non espansione, capisco se fosse stato invece un po' così magari di un'età adulta che Allora è nato il discorso, ma contestualizzata con dei ragazzi diventava naturale quella cosa lì, cioè sì. era contestualizzata bene questo sì, sì. è il mio pensiero. Sono d'accordo, ok? Sono d'accordo anch'io, assolutamente. Sì. A parte che comunque la denuncia verteva sul fatto che gli unici attori di colore avessero delle parti negative. Esatto, esatto, quello che ho detto io all'inizio. Sì, sì, ma... Ma, per essere antagonista. Non voglio precisarla sta cosa perché ci tengo. Fare, essere antagonista non è necessariamente un atteggiamento negativo. No, no. Infatti. Anzi, nel, nel, nella maggiore dei casi gli antagonisti sono quelli che fanno crescere il personaggio principale. Sì, sì, vero. Comunque. Detto questo, se ritorniamo. No, però aspetta, aspetta, in. prima volevo leggere sì, due, no, qualche commento. commento. Allora partirei da quello di Lutien che scriveva: Secondo me non va neanche bene che gli attori di colore facciano solo personaggi certo. buoni. Nel caso di mercoledì, la polemica non ha senso perché gli attori di colore non sono i villain veri della serie. Secondo me, la, la conquista più grande in tv, al cinema, ovunque, nei videogiochi, in qualsiasi forma di intrattenimento sarebbe il. Come dire, eh, il non dover per forza andare a vedere se, non, non so come dire, eh, eh, che esatto, qualsiasi ruolo sì. possa essere interpretato da qualsiasi eh, attore di qualsiasi etnia. Esatto. Con questo però non voglio dire che se mi fanno una saga sui vichinghi allora vanno bene gli attori di coloro, se mi fai una saga su, che ne so. Eh, sullo Zimbabwe vanno bene i finlandesi. Questo no, bisogna sempre contestualizzare. Secondo me, quello è un punto su, dal quale non bisognerebbe sì. muoversi per, per coerenza narrativa. Detto questo, la vera conquista sarebbe quella, cioè, se anche lì, come giustamente Lutien fa intuire dal suo messaggio. qua si sta andando, e qualcun altro mi sembra che l'abbia scritto, si va a finire che a furia di far così, non so. Non so, correggetemi se, se sbaglio, se dico una cazzata, ma a me sembra che st si stia facendo razzismo al contrario, oh sì, no. Si no, sì. tutta, con visto, tutta questa uber tutela del, dell'attore, con, con un incarnato differente da, da quello che non è, da, da quello bianco, perché poi, alla fine, signore, sì, il discorso. Poi è quello. Eh. Certo. Si, sta facendo, si sta facendo distinzione fra bianchi e neri. In ogni caso, questa storia è sbagliata e, e, esatto. e si sta cioè, sembra di... Co con la scusa del voler tutelare, si sta facendo di Abbiamo fatto di, passi via, indietro ma... passi sì, allucinanti. Non, non ha senso sta cosa, non ha proprio sì. senso. Comunque ci Io... sono già tante produzioni che fanno quel discorso che fai tu, Gilby, cioè che tutti possono fare tutto e non è un discorso di mettere bianco contro... Per esempio, l'ultima versione dei Miserabili è il principale avversario di Jean Valjean l'ispettore Javert lo fa David Oirovo che è un attore nigeriano ed è uno dei villain della, della serie ovviamente dei, dei libri quindi tranquillamente ecco eh, però purtroppo quello che vedo che dà fastidio no, è che certi personaggi ne rifacciano certe parti ecco eh, questo invece è un problema il resto purtroppo eh, 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 come dici tu, il razzismo al contrario c'è anche un po' il rischio, eh, soprattutto se si vuole ostentatamente mettere il nero, tra virgolette, passatemi questo termine a fare il buono. Bisogna, appunto, che tutti facciano tutto, ecco, senza distinzione. Eh, esatto. ma, ragazzi, è una, è una situazione tremenda. Allora, questo discorso lo, fe lo fecimo quando l'abbiamo affrontato tempo fa. Faccio un esempio, ve lo ripropongo uh, tuttora allora, eh, musicalmente, gli anni Ottanta sono stati qualcosa di favoloso. A quel punto, in quegli anni, non ci si domandava le cose, cioè si ascoltava la musica e basta. Io posso farvi un milione di esempi di eh, cantanti, passatemi il termine, equivoci che noi ascoltavamo e non ce ne fatteva niente di quello che. Dai, di quello che era il loro lay layout sotto questo punto di vista. Tony, ti giuro, non sto capendo. Io no, sono layout e non sono out. minimamente d'accordo. Eh? Cosa? Perché... Io credo di aver capito e non sono minimamente d'accordo. Eh, spie... no, ah, no, 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 veramente, non, non sto capendo. Forse mi sono spiegato male. Sicuramente mi sono spiegato male. Ivox dice che stai facendo il giro troppo largo. Vai più work, eh, Vabbè, eh, lasciamo stare. No, fate no, no, non lasciamo. Fate finta che non ho, non lascia... no, che non non ho lascia... detto niente. No, non lasciamo stare. Okay. stiamo parlando di questo, vai. Vai al punto. Non lo so. No, niente, non riesco a trovare non mi riesco a spiegare. Stare. Tagliamola questa. Oh. E tagliamola, se mi diretta <ride> che tagliamola. <ride> Io volevo saperlo. Dai no davvero No non perché sono gli schedi i discardi voglio capire meglio quello che è. Quello, no, vabbè. Okay. No, non, non so, io credo di aver allora, capito. partiamo dal fatto che io non dal fatto, allora, voglio rispondere, Gabriele. Io non mi offendo mai, anche se fa, sembra, ma non mi offendo mai. Quindi non sono assolutamente offeso. Solo che, siccome ci tengo a questo argomento e vorrei essere più comprensibile possibile, il fatto che non, sia, che non lo sia stato, mi ha un pochettino. fatto Mi ha un pochettino chiuso, ecco, solo questo. Però se puoi usare altre parole eh, per spiegare meglio, magari puoi anche farci capire di più questa situazione, sì. e cercare di aiutare, cioè aiutare no, però nel senso collaboriamo con tutti. E poi magari non ti ho capito solo io, eh. Ici dice, eh, dice di aver capito sì, quello capito, che penso. intende. E eh, anche Pier, quindi vedi, cioè, so io parlavo per me non per tutti. No, beh, comunque andiamo avanti, dai, senza star lì a fossilizzarci. <ride> Va, beh, va bene, va allora okay. cambiamo attore. Dai. Sì, passiamo da una pietra dello scandalo all'altra. All ah, allora, cioè, non è lui la pietra dello scandalo, che anzi sì, no, è un, no, è un no, grande correct. attore. Siamo è Zellini, lui o non è lui? Ma eh, vabbè, intanto partiamo da lui e poi tocchiamo l'altro argomento. Lui è un attore che andrà a sostituire eh, Joseph Moll al eh, posto di Adar, poi ne parliamo. Ma ce la faccio di cattivo. Ecco diciamo due cose brevemente, uno che gli assomiglia molto come viso quindi comunque eh, sarà un passaggio eh, meno indolore di quanto non sia già, non sia già doloroso sì, perché sì. comunque è doloroso, poi è un attore che ha già fatto parti simili cioè di passaggio tra luce e ombra, il suo ruolo più famoso è in Peaky Blinders nella seconda stagione, è uno dei protagonisti, George Sewell, quindi chi ha visto Keyblinders ha apprezzato questo attore qua. Ha fatto tante altre cose. Ha fatto anche Sandman di recente, quindi è un attore di gran valore. però chiaramente eh, siamo rimasti tutti un po' sorpresi dalla sì. scelta di Joseph Mole, perché è una scelta sua, da quello che si è capito, di non continuare col progetto per questioni lavorative di carriera o chissà cos'altro. Insomma. Ecco, c'è qui la sua dichiarazione ufficiale. Le frasi che, che mi sono arrivate all'orecchio sono state: siccome la serie tv è stata scritta male, il, ehm, il dirigente di Mol <ride> ha detto a Mol: scappa e lascia la barca affondare da sola. Vi dico questo. Oh. cioè, queste sono le cose che poi io ho detto, ma ragazzi, ma seriamente mi state pensando questo? cioè. Può essere scritta male, ma bene o male è un discorso, ma non credo proprio che ci sia qualcuno che gli vada a dire a un attore eh, lascia la barca perché sta affondando. Cioè, personalmente mm. mi dico, boh, mi sembra un po' molto strana questa cosa qua. Allora, in realtà i manager lo fanno anche, i manager degli attori, perché è il loro lavoro mandare gli attori mh, nei, mh, nelle opere. Uh, che sì, possano risal che, sì, che risaltarli di più. Detto questo, però... però, se guardiamo i dati che sono spuntati fuori oggi, esatto, cioè, cioè, non è così il sì. caso. Non esatto. È caso, no. Sono già prove che sono un attimo, ve li vado a recuperare. Che li avevamo, Ma può essere che invece no, se ne in si sia andato perché non voleva essere eh, fossilizzato in quel personaggio, che è quello che ha sì, detto lui. Esatto, se ne è andato bravo, bravo. dicendo pensavo di essere Sauron e me l'hanno messo in quel posto quindi... <ride> <ride> non reciterò più Lì. sì io allora, non credo stavo... al cioè, il complottismo eh, è venuto un riflesso automatico a chi ha comunque avuto da ridire sulla serie in tutto e quindi ha subito pensato che fosse una sua, un uh, abbandonare la barca no? ma mh, Conoscendo Mole e conoscendo anche. Eh, esatto. No, e conoscendo anche il modo superante di molti attori che nella storia hanno mollato un progetto perché non riuscivano a stare dietro per tanti motivi che ti tenevano, per esempio, 5-6 anni in un progetto fisso e tu invece volevi fare più ruoli. Questo è assolutamente normale e comprensibile. Ci sono attori come Marlon Brando per dire che hanno chiuso con dei progetti che poi sono stati benissimo perché avevano altre 3-4. Eh, possibilità per far lavorare Martin Freeman e, 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 e ed evitargli di insomma che, che si contrastasse con Sherlock eh, Lobbit ha fatto veramente, la produzione ha fatto dei salti mortali però in quel caso c'era la voglia appunto di c'era ecco, la, la forza l'importanza centrale del personaggio no? qui un personaggio importante che ha dato molto però chiaramente non è un ruolo primario e quindi chissà, eh, però mi sembra uno che, ehm, siccome lo seguo da molto tempo, non è uno che finge dichiarazioni pubbliche, ecco, eh, penso sì, che abbia... sempre con la stessa voce mi arrivate dicendo ah, l'ha scritto per, ehm, come dire, per, per, abbonar, per tenersi di buoni, cioè nel senso... Eh, sai mm. quando vai via da qualche posto che dici sì. comunque auguro il meglio per tutto cioè, certo, certo anche questo se tu sei andato anche... via male o che tu hai deciso di fare un'altra scelta, comunque tu quelle frasi lì ecco, frasi di circostanza sì, sì per uscire, uscire da signori ecco eh, sì, esatto. potrebbe, potrebbe essere anche questo ma Però, ci potrebbe cioè... anche stare che uno non si è trovato bene anche per il suo modo di recitare che è molto eh, da, come dire, alla It ledger, cioè immerge totalmente nel personaggio, totalmente, e in uno come Adar, è anche un po' sfibrante, effettivamente. Quindi può anche darsi sì, che. Infatti, il, le, le prime voci che erano uscite erano proprio queste: che ah. il resto del cast e della Q non si erano trovati molto bene a lavorare con lui, proprio per il, il, il suo metodo. E, e che per questo sia stato allontanato da, da Amazon, cosa non confermata. Esatto, esatto e, quindi, um, diciamolo sempre. Sì. D'altra parte io penso, cioè mh, considerando vero quello che uh, ha detto Maus stesso, uh, che quindi ha lasciato lui la serie per... Um, per non sostanzialmente fossilizzarsi su questo personaggio ma fare anche altro, uh, penso possa essere perché, um, visti i, i cambiamenti della prima stagione uh, dovuti a Covid e quant'altro, per cui due episodi in meno e quant'altro, um, Il, il, il suo ruolo, cioè il personaggio di Adar, era stato scritturato solo per la prima stagione, o al massimo per un qualcosina nella seconda. Uh, ma, visto che è piaciuto così tanto, adesso è stato um, è stata aumentata la sua presenza. e allungata magari anche di un paio di stagioni. E Joseph Mole. Dato che aveva uh, firmato un contratto per una stagione o mass sì. al massimo poco più, uh, quando gli è stato proposto di continuare il personaggio per uh, svariati altri anni, ha detto: No, voglio fare qualcos'altro. Questa mi sembra la ricostruzione più plausibile di tutte, però generalmente uh, se però... succede una cosa così si va a contrattare. Nel senso, eh, sì. si va a discutere sì. sul... Uh, no, più stagioni no, avevamo concordato questo, quello e quell'altro. Mm, forse sarebbe stato più... Uh, come dire, per la produzione più furbo, contrattare e, e cercare di, di, come dire, di tenere lo stesso attore e chiudere la parte come da, da, da programma iniziale, forse. A sì, me ma cioè, cioè fa, vuol fa dire più... che l'attore... La, Uh, avrebbe accettato lo stesso, cioè magari questa cosa c'è stata. Ma Joseph Maul ha detto: No, lo stesso. Scusate, ah, se, avevano lo so. se avevano già concordato per chiudere a una stagione poco più, non vedo perché avrebbe dovuto dirgli no. Questo mi fa onestamente più propendere per l'idea che ci siano stati effettivi problemi e, e sia stata in qualche modo chiusa lì la sua, la sua collaborazione, come non mi ricordo chi di voi faceva notare. Nelle chat della redazione, in altre, lui non ha mai partecipato ad eventi eh, di, di promozione della serie e nessun attore ha mai parlato di lui. Quindi anche particolare questa mm. cosa. Secondo me è più sintomo del fatto che qualcosa che non andasse ci fosse e che, e che fosse, mm. sia stata data indicazione agli altri attori di non parlare di questo attore qua proprio perché c'erano delle problematiche in corso. Perché altrimenti è strano, almeno neanche nominarlo, sai? Così, un po' strana come roba. Sì, poi col clima che si è creato nel gruppo, si è visto, no? Fra di loro si chiamano una famiglia, eccetera, tutti fanno le foto insieme, parlano, si vedono. E lui non c'è mai. Non c'è mai, sì, non c'è mai. Quindi da... eh, dice... c'è. Da bravo! È vero eh. che, è vero che è uno molto. <ride> anche all'epoca di Game of Thrones, se mi ricordo bene, non è che comparisse chissà quanto, effettivamente. Nei... No, è apparso, Ma... mi pare, nelle prime puntate, no, e è, poi è, è, apparso, alla fine. è apparso per tipo 20 secondi, no, si no, sì, di dico... più, nel, nel primo episodio, ah, e bene. poi non si è più visto fino all'ultima, penultima no, dico stagione, dico proprio anche, nel... anche lì c'è stato un paio di minuti, non di più. Esatto. Sì, è vero, è vero. No, dico a livello pubblico. pubblico, a livello pubblico ci sono sempre tutti, e nemmeno lì lui c'era, effettivamente. Eh... Praticamente, mai. Pur essendo importante come alla fine come personaggio, perché è un personaggio anche se poco, però importante non lo sì, so. Molto, molto. Magari è anche un carattere difficile, non lo sappiamo. Quindi... Ah, sì, sì, si, sì, si. Sì, infatti, tutte, stavano, dicendo, tutte stavano dicendo sì. anche Eagle Scream 91 diceva può, può anche avere un carattere riservato, Ma è un, e... un carattere riservato. Ni nel senso, anche altri attori del cast sì. hanno un carattere riservato però come è normale che sia, nel contratto che hanno firmato ci sono una serie di, di, di eventi sì. di promozione a cui devono partecipare e dubito che Joseph Mole abbia avuto un trattamento di favore in questo senso. Sì, io sì, stavo sì. comunque concludendo dicendo anche che magari Mole, non lo conosco bene, magari è troppo puntiglioso su certe cose cioè molto preciso ecco su certe cose che magari sono, hanno un concetto a stonare all'interno di questa famiglia da, telef mm. da telefilm cioè è un'ipotesi che sto, sto pensando mentre mm. ascolto anche voi eh? Questo che dico. sì sì c'è stato qualcosa c'è stato sicuramente ecco. qualcosa stato, a livello proprio di rapporti o rapporti personali o, o lui diciamo la sua concezione di ...dell'impegno da mettere per quanti anni... ...ecco sono le due ipotesi mm. principali... ...quindi... Vabbè. a vedere... ...mix, in, mix in entrambe le cose magari... ...esatto... ...comunque... Il, ...dico la cosa importante... È che ...dico che il personaggio rimane... ...Adar rimane... Eh, ...quindi c'è... ...quindi non perdiamo Adar... ...abbiamo un attore di... ...personalmente lo conosco... Va be, va ...bene quasi come molto... ...di grande valore quindi... ...anche abbastanza simile fisicamente... Quindi stiamo a vedere un po' come sarà questo, questo ruolo in questo inizio di, di seconda stagione. Bisogna vedere quanto dura Adar, se finisce presto, se invece poi con Sauron si allea o meno, perché non lo sappiamo mica, potrebbe Giusto. anche fare un cambio, no? Quindi stiamo un po' a vedere. Ecco, sarebbe e... interessante però che, quest... che Adar, non l'attore, sì. ma Adar come personaggio, ha una certa sbroccasse, se Sauron. Non, non mi sta bene quello che tu stai facendo sì, cioè, che già diciamo che l'ha già fatto visto che sì. da quanto ha detto sì. ha ucciso sauron sì. sì ma boh anche lì non lo so bene eh. vedere faccio... se è vero se è tutta una, una no 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 se, secondo me lui è convinto di aver ucciso eh. sauron sì, Pro probabile possibile cioè, nel senso la, la litigio con Sauron c'è già stato. Quindi, comunque, già appena si incontrano già si odiano. Sì. Non è una cosa che deve ancora succedere. È già successo. Esatto. Sì. C'è un messaggio ultimo: c'è un messaggio dimenticabile 00. Che interessante. Io ho provato a studiare il messaggio che lui scrive tenendo conto che sia scritto da lui. Mi sembra che si soffermi molto sul personaggio e sul lavoro fatto su di esso, che sia stato un forte legame con il personaggio da cui voleva staccarsi e nel mentre non ha parlato molto con i colleghi, oltre ad avere un carattere riservato. Eh, non è così... Cioè è bello lo studio che tu fai sui messaggi, cioè lo studio tra virgolette ovviamente, è molto interessante come cosa secondo me. Sì, probabilmente come sì. dicevamo, sembra un mix delle cose il volere eh, esatto. non, non rimanere lì troppo e anche il rapporto con i colleghi che non è stato idillico ah, sì. e eh, vabbè, vedremo, vedremo se vedremo, salta okay. fuori qualcos'altro. Oh, qui abbiamo Selina Lo che insomma non è tra i più famosi dei nuovi acquisti, però ha fatto varie parti in uh, film d'azione e serie d'azione soprattutto, tra cui Boss Level e El Razer. E eh, quindi anche qui chissà se sarà un'altra un sacerdotessa che vedremo a run, oppure qualche altro... Qualche altro... Ecco, eh, questo sarebbe un altro spreco. Eh, eh. <ride> <ride> sì, però sappiamo la di che diciamo l'attrice sem sembra, sembra notevole. Sì 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 sicuramente eh, stiamo a vedere insomma non ho ancora vibes su di lei qualche personaggio quindi non saprei dire commentone del Anatar così ci piace eh? è già, è già <ride> a posto eh, scherziamoci ma chissà una parente no, di Miriel niente. eh sì eh perché no e niente, quindi questo è Oh, E qui abbiamo Stuart Bowman che è uno di quegli altri abbastanza famosi. Ha fatto qualsiasi cosa nella sua carriera. Ma è il ruolo forse più famoso perché ha visto Versailles, che è una serie appunto su Luigi XIV. Faceva Bontemps, che era una specie di gentiluomo di camera che aveva cresciuto Luigi da piccolo ed era il suo uomo più fedele. Quindi... Ed era molto bravo in quel ruolo e aveva la parrucca. Quindi eh, ecco chissà che non la metta anche questa volta, <ride> magari per fare Kirk nel timoniere. Io ce l'ho vedo molto bene. Ah, per perché Kirda. lo dai? Sì, sarebbe. Sì, sì, sì. sì, sì. sì. Eh. E quindi un altro bell'acquisto, questo qua. Insomma. Vabbè. Ecco, Wilkin che eh, tendenzialmente fa il prete fanatico, eh, più o meno dappertutto. Ah sì? Sì. Um, uh, allora lui ha fatto tantissime produzioni tra l'altro lui è il padre di Daphne Kin che è eh, l'aira eh, di queste oscure materie quindi mm. questa nota di colore lui è in quella appunto è in quella serie e incredibilmente è diciamo il prete che la cerca eh, per, per scopi suoi quindi fa molto ridere questa cosa eh, però principalmente ha fatto The Musketeers dove era un personaggio importante eh, Prete. poi anche appunto Wallfall che è un'altra serie storica molto bella e The Crown quindi insomma è un altro di quegli attori eh, di livello che sono state scelte per questa serie e personalmente sono molto curioso di sapere chi possa essere perché solito fa parte abbastanza negative Ecco, o comunque cospiratrici eh, e quindi chissà che non, non sia un nome noreano per esempio di certa importanza o insomma non lo so sono abbastanza curioso il ruolo che potrà interpretare se, se avete vibes voi non lo so ma no, al momento no momento. Anzi, onestamente non, mm. mh, non ricordo di averlo neanche mai visto da qualche parte No, no, ha una filmografia abbastanza estesa, ma sono magari produzioni un po' ecco, così, un po' di nicchia. Non mi ricordo se è lui il prete di The Exorcist, ma eh, forse sì, della serie. Non lo penso, però, però non, non, no. sono, non sono sicuro. Insomma, questo è Wilkin. Poi abbiamo William Chubb. Che ha fatto Sandman di recente, ma è principalmente un attore di teatro e ha fatto Hamlet con Benedict Cumberbatch Soprattutto eh, bene, no, la faccia ce l'hai in effetti da, eh. da, da quella produzione. A me sembra tanto Palpatin, eh, anche sì. <ride> ecco con per la, me, lui, con la faccia essere. da Zitta. Io lo vedo come Amandil personalmente è il, il padre di Elendil. Perché no? Se lo? fosse presente potrebbe essere lui. Ci Sì, cioè. sì, eh. lui mm. ci sta. Che io penso che Amandil sia presente perché la presenza di Anarion a Occidente non so. Ho l'idea che sia lì col nonno che sostiene la resistenza di Anarion eh, che è un po' più fanatico del figlio, insomma. Amandil. Ecco, mi dà questa idea? Potrebbero aver fatto questa scelta, spero. Ecco. Spero, sono la mia speranza però a vedere insomma poi abbiamo uno witcher uh, qui. <ride> è che abbiamo? Lui. Lui è, un, è uno dei witcher della seconda stagione era uno dei compagni di geralt sì. eh, lui è jasen Atur e, insomma il suo ruolo più importante è proprio questo fatto un witcher nella seconda stagione e quindi qui si possono sprecare le ipotesi su, su questo attore qua perché eh, sì, è, è, è lui essere un... E lui, lui, padre che, che, eh, si, il Penso padre di Tio è potente il padre di Tio, eh sì, chissà, e quindi capire anche questo padre di Tio, che personaggio è, perché effettivamente questo è intrigante. Se ha un'importanza che va oltre ad essere il padre di Tio. Appunto. e quindi, eh, più o meno ci manca qualcuno? No, sono tutti, no, sono tutti, uh, manca l'ultimo. Ah. e l'ultimo dove dovevi dirmelo prima di, di metterlo <ride> Perché... dici dì la verità dai che ci sei dentro anche tu nel nuovo cast dai dopo quella volta che ti hanno detto che puoi entrare anche tu sarebbe bello no mm. nel caso non potrei dire niente comunque quindi... anche è vero, è vero. È, vero. <ride> è vero è lui che è parte si sì, aveva è... fatto quella lì The witcher appunto come diceva Mm, sì. Beh, scelte, scelte comunque interessanti, interessanti di, sì. di cast. Vedremo allora. se saranno personaggi principali o secondari di supporto. Vedremo. Tony. Eh, cosa vuoi eh. che vi dica? È che ne so, Dillo tu. Una notizia, una piccola notizia di costume, se volete, vai. L'Argentina <ride> ha battuto ai rigori l'Olanda, <ride> <ride> grazie e passa Siamo... alle semifinali: si sì, farà eh, la sì. semifinale con la Croazia. Eh, sì. mm. E va eh, bene, okay. questo era i nuovi acquisti del cast. Quindi abbiamo più o meno, tra l'altro, abbiamo una corrispondenza magari molto casuale. De, che, che gli attori della prima stagione vennero annunciati proprio lo stesso giorno, 3 dicembre. Eh, è vero. Alcuni. Quindi, vabbè, magari è una cosa così che non c'entra niente, però è curioso. Tra parentesi, Tra parentesi? se non sbaglio, sì il compleanno di Dominic Mac, Mac... Pipino, McGonaghan. no, Mary Dominic eh. Monaghan, sì. quello là. Sì, oggi Mary. ieri no ieri. <ride> il 3 <tre>. il 3 <ride> okay. è, è, è passato è passato ah il 3 era ah, okay, ok va bene ha okay, il compleanno questo... in questi giorni comunque eh. cosa ha fatto il compleanno in questi giorni poco, poco. auguri al nostro merrier al allora allora, passiamo invece adesso alle foto dal set, perché ci sono già delle, sì. delle foto licate dal set. Mm. Anche eh sì, interessanti, eh. devo dire, per due Qualcosina tre c'è. E, e questa foto personalmente è interessante, se, ecco. è una, se verrà confermato che il personaggio che si intravede in mezzo alle alberi è Elrond. Perché sembra... Mm. Me, me lo è. inquadrate, perché io non... C'è un personaggio in mezzo... Ah, lì... Oh, a me no, pare no, che no, abbia i capelli a più lunghi. Allunga, allunga, zumba, zumba. Non si vede allunga, benissimo, allunga. però mi pare non più lunghi. Bah, bah, non lo so. Non lo so. Però non, non fosse... è una cosa... No, un popolo... però mm. la cosa più interessante non sono Non lo gli so, altri... Rick, mi sembra falso. Come direbbe... <ride> esatto, sono gli altri personaggi, perché sono, e sono evidentemente elfi, ma molto diverse sì. dagli elfi del Lindon Qui ci sembrano palesemente elfi silvani. Eh, cioè, quindi... Gli amici di Rondir. Che... Eh, potrebbero essere amici di Rondir, ma potrebbero oh, essere anche i primi dell'Orient. Vediamo. C'è un cioè. vito che ci sta seguendo. Uh, ha messo appena appena in live il follow la, 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 qua al canale. Al canale. Ezio da Firenze. Direi <ride> lui propria. Proprio, proprio lui. Grande. Benvenuto, benvenuto. Guardatevi, benvenuto. Guardate sopra di voi perché non vi piove. State attenti testa. perché lui è, ed è un assassino. Esatto. Sì. Eh, insomma, comunque, insomma no, di, questa foto, di questa foto c'è da dire un'altra cosa. Sì. Da notare il, il mezzo elfico che è parcheggiato un po' più su sulla sinistra. Sì, sì c'è sì. un bel mezzo elfico. Sì. Per, proprio dell'Indon mm. sì esatto, Un carro dell'Indon l'Indon 4x4 per, per non parlare eh. di questa architettatura, archi... L architettura, L architettura. L architettura squisitamente elfica. Beh, sì, 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 esatto. insomma vari elfi ed elfe perché sono anche un elf rover. Sono... <ride> rover no è un Nissan ragazzi schiava, se non sbaglio dai. dovrebbe essere un Nissan sì, sì. e eh, niente quindi prima foto appunto la set noto e che c'è più pubblicità, scusa, pubblicità rispetto alla prima stagione escono molte più cose ah sì per il momento pare di sì un <ride> zoomiamo su sui quattro elfi che si vedono bene sì. allora il primo a sinistra secondo me è una donna sì, sì c'è anche chi ha ipotizzato possa essere Galadriel no ah. dici? No 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 no. No, no 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 so. Io dico solo quello. No. Lento in giro, poi. magari Quindi, che no 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 <ride> già così no no che col padre sta Sono quelle allorio. di Tortolani. No. Ah, cioè, hanno la marcia elfica. Hanno la magia sono in quelle più. di D'Ortolani. Poi <ride> Poi È interessante. Così, ma onestamente così di al mantello diverso dagli altri, eh, lui. Se, sembra più un Non so, ma se fosse in realtà Isildur No. no, guarda che ha lo stesso taglio di capelli. E a me, onestamente, mm. da questa inquadratura, così anche se non si vede bene in volto, a me ricorda lui. Eh. il mantello diverso da quello degli altri è significativo. Ma allora, ci sono due, mo due motivi fondamentalmente per cui vedi, anche, è... anche Roberta lo dice. Mi fa piacere. Dicevi, eh, ci sono due motivi fondamentali per cui secondo me non sembra i Sildur. Uno lo abbiamo lasciato mezzo schiattato tra le ceneri. Ok. Due, che cacchio ci fai in mezzo agli elfi? Eh, Beh, allora cerco di rispondere io. Uno alla ah, tua domanda uno è: non è detto che stiamo, stiamo vedendo il momento post, sì, esatto. post recupero. Dovrebbe essere cioè... anche più avanti. O potrebbe avanti, essere l'ultimo o... episodio della seconda stagione? Quindi... Sì, esatto. Esatto. comunque, comunque pure... magari c'è un pezzo in mezzo e poi magari due. Se gli elfi l'hanno trovato, lo stanno accompagnando da qualche parte. Quindi potrebbe ma se non rompo le sì, ma se non rompo magari le bandino, chi lo fa? Maga magari l'hanno trovato. Lui, comunque, da qualche parte deve andare. Suo padre è ripartito per, per Numenor. Lui, sì. da qualche parte deve finire. Esatto, dovrà sì. uscire da, da Mordor in qualche modo. E... Quindi può essere che sia stato recuperato da questa vedetta elfi sì. che magari poi Elrond allora, lo accompagni, sì. che ne so, delle uh, regioni sì. o da qualche altra parte. Allora, l'itilian non è lontano in fondo, no? Da dove erano loro, perché comunque è Mordor poi torna un po' più su indietro. C'erano certo. gli elfi nell'itilian nella seconda era, in quella zona. Quindi... Allora, ve lo dico io cosa è successo da un suggerimento che mi arriva dalla chat, ecco, bravissimo. Ha riscattato i punti e lo portano a fan numero. E <ride> eh, però dobbiamo invitarlo in, in trasmissione a questo punto perché <ride> riscattato pu ha riscattato i punti. Canale: sì, no, eh. fantastico. Andrea, no, fermi, fermi. Andrea. Questi mi ricordano gli Elfi alla cena dell'Indon. Tutte quelle domande che ci siamo fatti alla fine erano segnaposto <ride> no, le, le più grandi saghe ce le siamo fatte, però, sullo spot brasiliano, ragazzi. Ma eh, no, eh, no. Eh, rimane esatto, sì. sempre saghe, nei nostri saghe, cuori. Lo, esatto. le, saghe, le saghe. Io c'ero, tu c'eri, sì. Bravo, bravo. Anch'io c'ero se vogliamo. Io ho ancora negli occhi le facce di Gilby e Ichi quando <ride> <non si ride> pagata di quel spot, <ride> non c'entra niente che anche roba. con la storia adesso, no, ma poi bello, no, ma poi, allora, ma poi la cosa bella dello spot brasiliano fu i pipponi mentali che ci siamo fatti su ciò che poteva essere, su ciò che sembrava. La lucertola la lucertola luce luce su, sul, sul bicchiere, Sulla... quella sul bicchiere. Secondo me è stata la più no, 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 la la preview... stanno... dovremmo rivederla la preview di quello spot. Perché in realtà, quel... secondo me, adesso troveremmo altre robe però è ah, probabilmente sì, fantastico. ma si può fare il watch probably. party della sì. nostra live si è un meta watch <ride> party allora io proporrei sarebbe ma... epico meritano sì, eh, ecco. di essere stati fuori io proporrei stile che si vada a vedere il film quello quando è stato quella di un carpedio lo spot brasiliano è un carpelli Tony cosa stavi dicendo <ride> che proporrei la visione con il nostro commento dei momenti salienti di, che, di tutto ciò che abbiamo fatto nel, precedentemente alla serie tv che ne so eh. Eh, quello del quando è uscito il trailer per mm. esempio le locandine che, che noi che commentiamo in, a posteriori noi che commentiamo, noi che commentiamo le locandine. Noi che. Sì, bravo. Eh, Il watch, watch Party Party. <ride> watch, watch party. party. Sì, sì. Eh, comunque c'è anche una, un altro elfo che è incredibile che nessuno lo abbia notato? Ha lasciato le vesti perché. Quello <ride> in mezzo. No, ma perché in ombra la foto, Pier. Sì, esatto. È l'ombra dell'albero, non capisci? Eh, infatti, infatti. <ride> E poi c'è sì, un, un questo... altro che non so se è un uomo o una donna, effettivamente. È quello che quello credo che sia un quello, uomo. Quello e, cre... mm. e credo sia uno di, di, di quelli proprio alla Jackson. E il, è padre di alla di è il padre <ride> di Tauro. Il padre di Tauri No, no. <ride> eh, <non vedo. ride> no. Se questo, se è questo, non lo voglio. <ride> Toglimelo, ti prego. Toglimelo, togli. ti prego è finto, Madonna. no è vero no è finto ci, no, ci, fosse, è vero. Stato, ci fosse stato René alla regia che eri e invece si era rapito la medaglia <ride> a Tranduil gli hanno dato la medaglia, l'onorificenza me. la medaglia coerenza eh, è probabile. comunque secondo me su Youtube trovi qualcosa eh? lo trovi sicuro sì, qualcosa sicuro, sicuro. cioè. Anzi, sicuro. il canale rosso, scusate, volevo dire il canale rosso. Mm. Sì, e comunque abbiamo... aspettiamoci al altre foto, secondo me, perché sicuro. adesso è, è più facile, sì. c'è meno controllo, c'è meno... Eh, non è più come un anno fa. Sì, penso che sia anche nel loro interesse per mantenere vivo, visto che non sì, è detto che usciranno di anno in anno le stagioni, no, eh, per mantenere un po' vivo il... Interesse, faranno trapelare più, più cose del genere. Sì. Gabriele dice che domenica Fof sostiene che caccerà una bomba. Uh. Mm. Attenzione, domenica <ride> facciamo attenzione a cosa, no? Perché la prima bomba che lanciò io tre mai per mesi. Cioè, che Adar fosse fratello di Galadriel. Uh. Quindi spero che questa cosa sia rimasta lì. Ecco, no, però <ride> di solito le, le, le sue bombe sono tutte azzeccate. Eh, quasi tutte, quindi stiamo cioè, a vedere. Quella, quindi, se, sì, quella, quella se non ha avuto, sì. non ha avuto no, riscontro. Quella, no? Quindi ripartiranno i leak uh, da domenica, ci arriveranno dal nostro amico FOF Fellowship. E quindi vi, ve ne racconteremo. E inizieremo con questa bomba, chissà che bomba è, stiamo a vedere insomma. Okay. Salutiamo, salutiamo Jeff che ci sta in questo momento. Sì, Jeff. Sì. Jeff è in ritardo col, con gli assegni comunque. Ah, e... e poi c'è ancora un'altra immagine, mi sembra. Sì, no, sì, mi è preferisco. uguale a questa praticamente. Sì, e credo sia la stessa, solo non Più tagliata. Sì, è vede... sì, la stessa. La vede, si, vede. si vede meglio il mezzo elfico e l'architettura? Sì, esatto. che telecamerona che hanno, là? guardala che braccione Eh, mm. eh io... mm. i so potenti che qualche mezzi che devono spendere, mm. già, oh. però rimarrà epico secondo me. Eh, eh, apre una parentesi un discorso il fonico che, di, di Star Wars quando era tutto con, con solo il. Eh, il costume che andava in giro con il bastone per aria. Non so se avete mai visto la scena sì, 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 di backstage sì, la, la... Mutandoni rosa Mutandoni rosa, <ride> esatto, quella secondo me rimane epica del backstage del backstage di quello che c'è dietro. Sì. No, non l'ho mai vista non hai mai visto quella scena, no. eh, che ti sei perso, eh, guarda. Eh, guarda, guarda. <ride> ben, allora, dicevamo eh. Bevo qualcos'altro oltre da, dal set, c'è qualcos'altro, non mi sembra. Ma c'erano no. un paio di video in cui in realtà non è ah. che si vede granché. Ah, vai. Ma... <ride> qui non, vede... no, non si vede... Non si vede dentro. Solo I ma... mezzi elfici si vedono. Sì, sì, noto mezzi elfici. forse qui qualcosa di più. E qua mi ha ricordato... <ride> La festa elfica nella Hobbit un po a me qua invece ah, ricorda, ricorda quando Mr. Burns appare dalla foresta, vi porto! <ride> me, me ricorda quello. Chissà che posto è qui? No, e, a me sembra. È lo, stesso, è lo stesso bosco dove stavano girando con gli elfi di prima. Ah, a me sembra la riserva di caccia di Stupinigi, eh, non vorrei dirvi. Se passate verso le 11 di sera per andare in centro a Torino, ci sono un sacco di macchine parcheggiate più o meno l'effetto è quello. Ma che cosa fanno lì? Non lo so, non mi interessa, non voglio <ride> sapere cosa fanno a quell'ora parcheggiati caccia, in mezzo ai boschi Eh sì, una caccia di fringuelli, probabilmente. Non lo so, non mi interessa, Campeggio Silvana, Igea Marina. Pronti? è lo, è lo è sponsor sembra un camping salutiamo gli amici di Gea Marina che ci stanno guardando sì, in questo momento, momento. di bell sì. Sì, Bellaria è la stessa stazione tra l'altro <ride> <ride> e poi c'è Gatteo a Mare Gatteo a Mare sì sì bella località <ride> Le denti cittadine? Sì. sì. Molto bene. Ok. Meme. Ok. Meme. Momento meme. Se oh, vuoi, sì, non, eh, sì, si siamo... non ce n'è. Sì, sì, Siamo a, no, no, siamo no, a, no, a fine c è, c è serata. È. Dammi un secondo che Mi stavo facendo un po'... Non erba... stavo già caricando. Gabriella, gentilmente spacciata da Jay. Jay, <ride> Jay non lo sapevo qua. Cos'è Gabriele? Si fanno un po' di erba di Brea, gentilmente Ah beh, sì, sì, oh, non ho mai mollato <ride> l'attività di spacciatore di erba pipa, eh. non è che se non c'è più Praticamente bocca, fammi capire una roba. Prendiamo mazzette eh. da Jeff. Sì. <ride> Spacchiamo sì. erba pipa. Sì. So, qualche altra cosa. Ma abbiamo dei difetti. Ma abbiamo esatto. anche dei difetti. Ma abbiamo anche Andre, dei difetti. Andrea anche Music ciao, che ci segui? Grazie del follow. Allora, yeah. sti meme. Bye. Bye. Vado, io ti do, lo... è già pronto. Vai. Vado, vai, vai. vai. Partiamo vai. da questa che è la più. Ah, fase. beh. <ride> Ma vediamo va. la scaletta va. preparata va. in Ebrea. Va come sono in forma in quella foto. Eh, <ride> mi carino. Salutiamo Pippo, ciao, Pippo, sei nei nostri cuori. Va, scusa, anche, va, va. anche lui ti stai preparando preventivamente perché ormai l'età è. No, tarda. Per, no, guarda, lui. Allora, per abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto che beve circa due bicchieri di vino al giorno uh -huh. e siccome, eh, siccome il vino allunga la vita lui è diventato Islander. Ah, capito, capito. <ride> Comunque vorrei Entendo. ricordarti che tu tempo fa, mesi fa, dicesti che non vedi l'ora che accada anche a Pippo Baudo per poter fare il saluto. Io lo dico sempre, è... attenzione, però... io non dimentico ste, ste, ste becerate. Allora, è vero, però <ride> non lo so, ormai lo vedo troppo Islander. <ride> Però cioè, lo, dice, la versione... lo dicevamo anche della regina Elisabetta, <ride> e poi questo momento eh beh, picco si sta c'è grandista. c'è no, questo... la versione scaletta... <ride> diversa. <Raga>, la scaletta è due <ride> la scaletta 2.0. <ride> ci... Sai, ci sai cosa mi ricordo? Sembra <ride> la locandina dei pompieri. Con Paolo bravo, eh, bravo! <ride> Stavo dicendo, volevo dire la stessa cosa. Mi ricorda proprio Pompieri il film Trash Qualità, <ride> qualità perché noi la qualità <ride> ci ha rotto il cazzo viva la merda aspetta <ride> un secondo non riesco a trovare mm. no, non più. no devo togliere un attimo non ho ce lo consigliano come prossimo watch party pompieri aspettate fate vedere, fate, fate vedere se c'è No, dai, se c'è ragazzi, si parte. No, io propongo Viene avanti, Viene avanti Cretino poi, insomma. anche. Si, sì. grandi magazzini, voglia, oh, <ride> No, grandi. dai, spero no. spero che Amazon non abbia in catalogo. Sta roba, <ride> Bene. ma cosa? Yeah. il, trash, il ma trash è quello che tira di trash, più. I trash italiani ce ne sono un po', eh, si, sì, ci sono. Mamma mia, è pieno di trash italiano. Forse 7 kg in 7 giorni, lavoro. No, però c'è i due pompieri del 68 con Ciccio e Franco. Con Franco. Ah, bello, con anche Ciccio e Franco, Manco, eh. dai. Un altro stile. Poi, Ma... eh, andiamo avanti Dì, con un'altra vai, vai, immagine. Vai. Squisitamente elfico. <ride> <ride> stupendo, stupendo. Bellissimo. E poi, ragazzi... Elisa. Questo, è il camerino, questo è il camerino di Ici che hanno messo a disposizione quelli della produzione. Beh, Beh sì. i meme di Elisa sono quelle. Elisa ci ha deliziato stasera, ragazzi. Ve lo dico un'altra sì. volta. Sì. Ci deliziato. Davvero? No, vabbè. vabbè. <ride> Ciao. <ride> cazzo. Stop, chi cazzo è quello. Ci vuole rubare la Io scherzavo. Ici. scherzava <ride> scherzavo. <ride> Guarda che belli che sono. Hai. È bellissima. Sì, ma... Spieghiamolo. Ma guarda che guarda, guarda, guarda il volto. Guarda, vo, guarda il volto. Di. Il volto di Paratone volto... è bellissimo. No, il volto di il volto dice: è Bellissimo. I capelli al vento. Usate, lo soddisfatto. Il povero scemet. <ride> e se vai più a destra c'è anche. C'è anche cosa. Com'è Arien. e Arien mamma mia <ride> questo è un capolavoro è però io, però svelaci eh, il, il regista Rene, è vero? <ride> Beh, è ovvio io, <ride> io l'ho sentito, sentito così eh. <ride> chi cazzo è quello con René che è entrato <ride> è è allora, aspetta io a, punto, io a questo punto ho bisogno di chiedere all'illustratrice all una sì? cortesia, mamma mia, eh, mi, a questo punto mi piacerebbe che facesse una vignetta con tutti noi, tutti noi, tutti noi, Gabriele ti chiama fuori, grazie, <ride> no, non sento numero, <ride> <ride> non sento l'Africa ma come? Ma che è questa cosa? Sei, ma che cazzo? <ride> Tony, devi, devi guardare Bo Boris. Boris. <ride> Tony, tu devi guardare Boris. È il compito Facciamo per il la settimana è la prossima. Beh, è un anno che lo diciamo. No, Io sono eh, per allora c'è in... Boris, ma c'è Boris 4. Sì. Devi già vedere 1, 2, 3 prima. Sì, sì 1, 2, 3, 4. Comunque. Sì, no, dico, eh... Poi il 4 lo possiamo fare watch party insieme. C'è Boris 2, 3, nel watch party. Non c'è Boris né Watch Party. Ici a, no, di... a parte di... che è, sì. è Disney ⁇ A parte che sì. se... è Amazon. Ah no, giusto hai ragione, hai ragione, è vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè, eh, io e Gilby abbiamo Disney ⁇ Plus e ci facciamo il Watch Party io e lui. Esatto. Io. Comunque, adesso stavo finendo. Una, una vignetta con tutti, noi, con tutti noi che ci facciamo la maglietta. Eh? Che maglietta? Fatti... La maglietta con l'illustrazione che, che farà di noi tutti, che c'è? Ah. Cioè, eh... Qualcuno che abbia capito, traduca. Qual ognuno Della di noi deve avere una maglietta del proprio nome disegnata da lei, è questo no. che vuoi dire? No, no, no. è un'immagine di gruppo in cui ci ah, siamo tutti okay. e la stampi sulle magliette, oh bravo Gabri tradotto dall'adunaico eh, <ride> tradotto dal vada via al culo e eh, che cazzo un attimino e, eh, per eh, lo sai che Parazon parla solo in adunaico non parla eh, in Certo certo, sembra <ride> giusto Roberta giustamente dice maglietta per Sentieri 2023 si uh, eh, certo. certo. sente che la comprerebbe anche cioè, ragazzi, forse non avete capito noi a, a settembre quando ci sarà il prossimo Sentieri avremo sì. l'angolo autografi ci vediamo a settembre Tony ci a sì, rimandati a settembre quando ci sarà sentieri faremo gli autografi chi vuole Mi. eh. ah, mamma mia mamma mia eh? mamma Gimbi, mia mamma 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 No, quella tua con Seviuok che mandi a fanculo la maglietta con scritto. Quella fanculo". è morta. Oh, ragazzi, io quella l'ho stampata e me la sono conservata. A Sentieri <ride> fai il ballo dell'Audunaico, mi sa. Il ballo dell'Audunaico a, a, a Sentieri, faccio vedere io che cosa no, faccio. Potremmo il ballo fare ballo una roba. Gente. Se Elisa fosse d'accordo, potremmo fare una roba. Queste vignette potremmo stamparle per il pubblico che ci viene a trovare ai vari eventi a cui andiamo. Sarebbe anche carino, dare tipo la formato, cartolina, formato cartolina sarebbe carino come, come facciamo adesso con la, con la stampa del Restregone dare quelle al pubblico sarebbe carino vabbè parliamone poi con Elisa che giustamente è lei l'artista e bisogna no sennò poi sembra che, che, che reclutiamo che gratuitamente i no, no, grafici no, 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 illustratori no no no. no 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 non ci servono mica non hai capito. No, è un'altra cosa. Luca ho capito perfettamente. Ha solo voluto esagerare una cosa, c'è stato un momento di déjà vu. No, no, e che poi volevo dire, in realtà sì, ci servono e potete... Se ci sono grafici all'ascolto che vogliono aiutarci per... Sentire i Tolkieniani. Appunto, Elisa va bene, va bene, ok. Allora, sì, ragazzi, ragazzi. Sono le 23:22, secondo me abbiamo finito. Allora, stavo guardando nei watch party, qualcuno chiedeva di, di fare la, la serata. Trash. Stavo guardando se c'è roba trash da trasmettere, ma no, vediamo <ride> un po', buona, non c è. C è. cosa? Ho un'altra cinquantina di slide, se volete, però... No, eh, ancora? Vedere. Eh, guardiamole, allora. <ride> io vi abbandono. <ride> allora, no, però, vero, no, scegliamo no, da chi andare a fare ride. Allora, questa sera... Nel frattempo? La, la scelta è, è nel frattempo oh, no, cioè... no, no, scegliamo chi fare ride, ascolta a me. Non dirlo. No. Eh, ma poi finisce allora. come al solito che lo dici quando il raid è già partito. Non esatto, occupare. allora, io non faccio, faccio una, una roba, roba. io... Io vi do i tre nomi a cui potremmo fare ride questa sera, poi parla ICI e dice nel frattempo, faccio una alla volta. Allora, abbiamo tre, tre possibili obiettivi: il vecchio nerd, il signor Giacomo e Mr. Bob TNT che abbiamo conosciuto al comics di Torino Io adesso Mister Bob... Eh, allora Mister Bob, sì. Che non siamo mai andati da, da Mr. Bob. Ok, Andiamo ora ICI. Ok, c'è un certo Save Books Project. <ride> Che è rispettato il vaffandomanor. Ah, beh, arrivando. Sì, ma stai ma stai dal vivo parla degli no no no, 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 no. No, no, quello normale. No, no, no. <ride> ah, guarda, lo vero sta i numeri. Io ho domandato per di come Vedi, eh, stai facendo quello ha fatto spam <ride> solo per quello. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta cosa aspetta. sta facendo? Si sta preparando anche a sto giro. No, mettendo una cosa, sta mettendo il tutù. Sta la... mettendo il tutù. Ragazzi Sta mettendo il tutù, non ci credo. Creppata. No. No. Volevo cercare di nessuno ride della Didascalia, scusate. Quale Didascalia? Vabbè, il numero della buonanotte mi sembra giusto. Eh, scusate. E ho perso il disegnino. Qual no. Il disegnino? Che disegnino? Cazzo. Cosa sta facendo? Stavo cercando una roba. Non so che... cosa sta facendo. Cioè, tu, tu hai mai capito in questi anni, Tony, cosa stesse facendo? No, mai, assolutamente mai. So, nel frattempo, mentre lui cerca di "Guardate la mia bella tazza del Mandaloriano, bella, bella, eh? Carina. Torna marzo con la pipa, Torna. con la pipa, con cibo. la pipa, Tony, Aspetta che vi tarare. dico, Cosa? <ride> Ma andatevene a fanculo. Sì, vabbè. sì. sì oh, che mi ricorda guarda, la necessità del nostro omoni. Tony però, nero, scusa Tony, eh, mi, mi scusi signor Tony, però dovrebbe mandare a Numenor eh, Ewoks Project, l'ha riscattato lui. L'ha riscattato lui, eh. questo, questo è pure vero. E quindi... <ride> È diventato umbro, è un problema. So, oh, poi ah, poi po ci chiediamo, oh, ma ragazzi, ma com'è che Radio Brea non cresce? che Non, non arriviamo a avere 80, 90, <ride> oh, 100, 100 persone in live. Ecco. Le vette più alte guarda, già, tanto veramente. che manteniamo quelli che abbiamo. Questa è una tua frase falsa e tendenziosa. Dai, Tony, <ride> tutto questo c'è chi mi apprezza. Comunque, comunque. Aspetta, che, eh, non me lo, cazzo, mi hai fatto dimenticare quello seconda. che volevo dire, sì, eh, se, ma, allora, sicuramente sì. c'era un vaffanculo alla fine. Eh, sì, ormai, ho capito, eh. ma c'era un si eh, era anche preparato no, sto giro, poverino. Ma no, aspetta, devi scrivertele hai una, hai sì. una, hai una certa Certo ormai. Eh, eh. Vabbè, vaffanculo, va. <ride> Sono dimenticato che ah, ti, ah, ti, ti, ti aiuta benissimo così. tu non devi prepararti le cose sei naturale Ivo eh. ti dice di andare a braccio vai a braccio <ride> Luca sembra questo momento guardate il signor Giacomo quando sente il nome di Celentano il figlio Aiuto, di Celentano non avete mai visto? no, no. allora praticamente c'è un Sanremo che va il figlio di Celentano che è stonatissimo sì non sa cantare. C'è la Jalapas che fa la diretta e, e il, il signor Carlo, quello più, no? Sì. Quello un po' più anziano, si mette a ridere appena lo vede entrare e non finisce più, tipo per tre ore. <ride> e <ride> <nunca> <ride> ha fatto una roba uguale. Stesso suono. C'è su YouTube proprio la, il video. Dai, ragazzi, scusate, sì. Ma dai Tony, muore. mi sembra pronto, Dai Tony, dai, che abbiamo un, da, da abbiamo un ride da fare. Abbiamo un raid da fare, no, eh... Eh, non ce la faccio niente. l'ho dimenticato. dimenticato. Posso farcela? Non, sono... non, non, non ho avuto, is... non ho ispirazione. Ho tentato, veramente il tonno nostromo fanculo al naturale il, il, fanculo. Oh, mamma mia. il vaffa insuperabile 80 grammi di vaffanculo in olio d'oliva un vaffanculo che si taglia con il grissino. vabbè Buona Buona via. Via. Ciao, Ciao eh. va. Facciamo, andiamo, andiamo. Eh, a esatto, Chiudiamo questa cosa. Eh. Facciamo, facciamo, facciamo ride. Allora, vi ricordiamo: prossimi appuntamenti di Radio Brea. Ci vediamo martedì 13. Cosa facciamo martedì? Volete il Watch Brea o, o, o Gaming? Cosa vogliamo fare? Tecnicamente, Siamo dovremmo stare. cominciare. Il Signore degli mm. Tecnicamente, sì, tecnicamente sì. sì. È vero. Vediamo, non andate via pubblico. Giorgio, Curf rimani. Ride. Aspettate. Facciamo no, fare È un lavoro, di squadra, ride, un lavoro di squadra cioè. e... ah, male. il RAI. È un lavoro di squadra. E. Non male. È venerdì. Che volevo dire? È venerdì, venerdì... ovviamente. Ci potremmo, eh, aspettiamo novità, altrimenti ci potrebbe essere questa live su Default of Numenor in diretta, visto che uh, Sì, esatto, studio. esatto. Riprendiamo quello ah, che, che abbiamo esatto. iniziato al comics. Tra l'altro ah, in questi giorni metteremo live su YouTube, cioè live disponibili su YouTube, i VOD delle live fatte al comics che abbiamo fatto su Twitch. Quindi chi le volesse poi recuperarle potrà fare da lì. Va bene, allora, ride a Mr. Bob. Buonanotte a tutti. Ci vediamo Marta. martedì con qualcosa, non sappiamo ancora cosa, ma, ma ci siamo. A martedì. Spargete il verbo. Tutti da Mr. Bob. Ciao e ragazzi. Certo, certo. Ciao Marta a tutti. Ciao. Notte, ciao. Namarie. Marie. <ride> ci vediamo, Namarie, prima o poi. Ci vediamo al <ride> Comunque, stiamo ancora aspettando di eseguire il ride, mancano tre secondi. Mi raccomando, eccoci qua. Buonanotte <coughs> a tutti, di nuovo. Ciao, Ciao. siamo in raid e raidiamo.